Buonasera a tutti, grazie di essere ancora una volta qui con noi. Siamo arrivati al quarto appuntamento, quest'oggi parleremo di analisi di mercato con l'ingegner De Vincenti. Purtroppo mi dà fastidio ripetervi sempre le stesse cose, però magari c'è qualcuno che si connette con noi dal web o è qui per la prima volta. Fondamentalmente qual è il problema e che cosa vogliamo fare? Qual è il problema è che molti di voi si trovano ad avere un'idea, ma non sanno fondamentalmente a chi andare a chiedere, come approcciarsi e come avviare un qualcosa. Quindi molte volte queste persone si ritrovano da sole e cosa succede? Che questa idea non decolla mai. Un po' per paura, un po' perché mancano le persone, un po' perché mancano spesso le risorse. Quello che vogliamo fare noi è mettere in comunione tutte queste persone e creare una community per supportare tutte queste idee e farle arrivare fino in fondo, fino a farle diventare un progetto e magari anche un'impresa. Che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato questo laboratorio dal basso che si chiama Startup Just Do It, che è iniziato ormai il 12 settembre e siamo quasi a metà del percorso, con tutte le milestone che chi vuole iniziare a fare impresa deve grosso modo sapere. Quindi un'infarinatura di team building, come di analisi di mercato, come di business plan. Questo era il percorso che è stato pensato fondamentalmente su chi ha fatto impresa un po' prima. Quindi quali sono stati tutti i punti su cui ci siamo imbattuti, dove abbiamo sbattuto la testa più volte per cercare di trovare una soluzione. Come vi ho detto prima, abbiamo fatto team building con Francesca Erbi, Intellectual Property con Gabriele Conversano. Spero che il modulo di Legal & Contract 2 settimane fa sia andato bene con gli avvocati di Nascimbene e Zanoni. Oggi siamo qui con l'ingegner De Vincenti per tutta la parte di Market Analysis. È un percorso che si snoda e che terminerà il 15 e il 16 di novembre presso con la Fiera dell'Innovazione. Di che cosa parleremo oggi? Analisi di mercato. Perché? Molte volte una prima cosa che vi chiede un investitore, un collega, un cliente: ah sì, bella questa idea, ma qual è il vostro mercato? A chi siete interessati? Chi sono i vostri competitor? Sono tante domande che certe volte chi ha solo l'idea non ci pensa. Perché pensa di essere l'unico, perché pensa di essere il primo, perché pensa di essere il più bravo. Ci sono una serie di moduli, una serie di metodi che si possono utilizzare per analizzare bene il mercato e per farlo nel modo migliore. Oggi abbiamo qui con noi l'ingegner De Vincenti, una laurea in ingegneria dei materiali, poi vi racconterà lui, diciamo, io gli do soltanto un'infarinatura, vi posso solo dire che dal punto di vista di consulenza ne ha da vendere, perché è stato consulente di diverse imprese, diverse banche, diversi istituti, quindi se è qui è perché fondamentalmente lui di queste cose ne ha fatte tante e soprattutto vi può dare un supporto pratico e operativo alla vostra formazione. Ovviamente per seguirci in streaming su laboratoridalbasso.it, per tutti coloro che si collegano dal web è possibile interagire con un tweet wall che abbiamo qui dietro, basta scrivere nel tweet utilizzando l'hashtag LDBStartup oppure @_cube. Per tutti coloro che si vogliono connettere a internet, queste sono le credenziali, quindi vi potete collegare a AmyGuest Wi-Fi come username laboratorio DB, come password ottobre 2013. Username e password saranno attive per tutto il mese di ottobre, quindi anche per i prossimi incontri saranno le stesse. Prendetene nota, ve lo lascio ancora qualche secondo. Un ultimo grazie a tutti i partner, in particolar modo Bolenti Spiriti, Arti e Regione Puglia, che ci stanno finanziando tutto questo percorso di formazione, i partner organizzativi con l'Università del Salento, l'Associazione delle Spin-off Innovars e gli altri due laboratori officine dal basso con iProject e BioBang. In più tutti i media, Ingegnart, Radio Wow e 0DD. Tutti gli eventi sono disponibili su Eventbrite, Facebook e Mesh Agri. Per cercarli basta utilizzare le parole chiave LDB Startup.
Ovviamente questi sono i canali per restare in contatto con noi. Se non l'avete fatto, vi chiedo di già di mettere un mi piace o seguirci su Twitter, un mi piace su Facebook e un follower su Twitter. Tutte le slide sono sempre disponibili al termine delle lezioni su SlideShare, quindi quando mi mandate queste mail dove trovo le slide sono disponibili immediatamente su SlideShare appena finiscono le lezioni. Domande? Va bene, passo la parola all'ingegner De Vincenti, buona lezione. Uso questo qui? Sì. Ah, okay. Anzi, no, sei microfonato già, quindi puoi lasciarlo. Questo posso lasciarlo? Lo porto di là per le domande dal pubblico. Va bene. I fogli sono comodi. Sì. Vediamo se... Ok. Va bene, buonasera a tutti. Preferisco utilizzare dei minuti iniziali per presentarmi. E per colloquiare un attimino con voi relativamente al concetto di mercato di startup. E io credo che l'elemento principale di cosa significhi fare una startup sia sostanzialmente, mettiamolo così, convincere qualcuno. La parola convincere vale sia nel momento iniziale della startup, vale nel durante, ma per chi fa azienda vale ogni momento. Del resto, nel momento in cui io vendo, sostanzialmente sto dando a qualcuno qualcosa per cui lui possa riconoscere del valore. Con questa logica, convincere è un verbo che qualsiasi persona che lavora in una startup dovrebbe tenere sempre in mente. Siccome quando si opera all'interno di un contesto in cui ci sono gli altri, bisogna confrontarsi con gli altri che siano più o meno bravi di noi a convincere, perché hanno degli elementi in più o perché sono anche più bravi. Io sostanzialmente vi parlerò oggi di analisi di mercato, vi parlerò domani di analisi di mercato, provandovi a dare quegli elementi che praticamente vi aiutano a non perdervi pezzi. Perché io sono bravo a convincere se sostanzialmente sono bravo a, in qualche modo, a rispondere a tutte le esigenze della persona che mi sta davanti, alle sue domande. Se lui ha, attraverso di me, il mio prodotto, la mia persona, la mia azienda, la risposta alle sue domande, allora a questo punto è più facilmente convinto e quindi comprerà la mia idea, il mio prodotto o me stesso. L'analisi di mercato ha un elemento importante che è quello di essere capaci di non perdersi dei pezzi, perché io devo essere stato capace di vedere tutto quello che c'è intorno a me che si chiama mercato. Mi introduco non per raccontarvi chiaramente la mia vita, ma per darvi un po' di spunti per voi che siete delle startup. Sono laureato in ingegneria, ho fatto il master, ma soprattutto ho lavorato in due grosse società di consulenza, che una è la Bain & Company e l'altra è la Boston Consulting, che sono, diciamo, delle società che si occupano di consulenza strategica, e ci ho lavorato per 13 anni. E sostanzialmente queste società lavorano a supporto, diciamo, delle prime linee delle aziende che poi vedrete dopo, per tutte le tipologie di progetti che queste aziende devono fare. Con la doppia idea, l'idea di acceleratori, innovatori, cioè portando quella che è l'esperienza che si fa in altri contesti nell'azienda e quindi in qualche modo un po' una specie di start-up in un'azienda già esistente, cioè devo convincere un'azienda esistente che può innovare se fa determinate cose, in cui io gli do una mano a farlo. Dall'altra parte, in aziende nascenti, e quindi come società di consulenza ho seguito molte start-up, anche grosse, e vi posso dire che è stato divertente nel tempo vedere come queste start-up hanno cambiato mercato. Nel 2001 il periodo è quello di internet, e quindi si faceva solo start-up di internet, tant'è che si chiedeva allora che cosa potessero essere un Google oppure altre aziende, e nel fare il business plan non si sapeva se si doveva fermare a 10 anni, a 20 o a 30. Perché la stima dei ricavi era totalmente
diciamo così, tentata. A startup invece che ci sono in questo momento, che sono le famosi spin-off, proprio perché all'interno di un business consolidato che ha bisogno di ristrutturarsi, molte volte l'idea è quella di prendere un pezzo, isolarlo e farlo evolvere in un modo diverso. Oppure startup in un modo diverso che si fanno ancora adesso, che sono quelle internazionali. Io posso tranquillamente espandere il mio business andando all'estero creando una branch o addirittura parte del mio business con un mercato e un riferimento estero. Questo per dirvi che il concetto di startup è molto ampio. Non pensate che le startup siano unicamente creare un'idea totalmente da zero, implementarla, cercare dei finanziatori, cercare di svilupparla e implementarla. La startup di per sé, per me, significa innovazione. E innovazione significa che può attecchire, tra virgolette, dappertutto. Può attecchire su una cosa già esistente, può essere totalmente ex novo, può essere un'evoluzione di una cosa esistente. Quindi è il processo di startup che è abbastanza simile. Le logiche con cui io convinco qualcuno che la mia startup è una buona startup. Ma fare startup non necessariamente significa partire da zero come azienda. Nella mia attività di consulente che facevo precedentemente, in realtà ero un supportatore di startup in continuo. L'ho fatto praticamente per 13 anni, perché anche cambiare, per dirvi, un processo praticamente di contabilità può essere una startup, se questo è totalmente diverso rispetto a quello che si faceva precedentemente. Adesso mi occupo di strategia e pianificazione finanziaria alla Lynx qui a Lecce, e poi ho lavorato per altri corsi di formazione. Queste sono alcune aziende in cui, in un qualche modo, con cui mi sono interfacciato, con progetti di tantissimi, di diverse tipologie. E, come vedete, molto nel mondo banche, molto nelle grandi aziende, molto nel mondo internet, molto nel mondo pubblica amministrazione, o insomma svariato tra diverse aziende. Aziende di dimensione molto diverse tra di loro, aziende molto grandi, che uno potrebbe appunto pensare che hanno poco a che fare con le startup, ma vi ripeto, non è così, o anche praticamente delle startup totalmente pure. Quello che spesso succede, e poi vi tolgo questa cosa un po', diciamo, poco utile, è proprio questo, cioè, ancora una volta vi passo la mia esperienza. Il concetto di startup avviene ogni qualvolta io voglio convincere qualcuno e qualcuno si interessa a me. Nel momento in cui io sono un fondo di investimento e voglio investire in un'azienda, in realtà gli faccio lo stesso check-up che verrà fatto a una startup che mi chiede i soldi come finanziatore. Quindi anche le cose che vi mostrerò oggi, vi mostrerò domani, che è il concetto di analisi di mercato, per darvi gli strumenti per vedere cosa c'è intorno a voi e convincere qualcun altro, in realtà vengono ripetuti in qualsiasi momento in cui qualcuno vuole investire su di voi. E se voi fate una startup o volete lavorare nel mondo delle startup, al tempo uno avete bisogno di soldi per comprare gli immobili, il computer e così via, ma dopo 2 mesi la richiesta di finanziamenti o la richiesta di clienti o la ricerca di un fornitore riparte di nuovo dallo stesso concetto di fammi capire il mercato dove operi, fammi capire cosa fai, riconvincimi che fare un contratto con te, che darti dei soldi, che darti pezzi del prodotto e così via può avere valore. Quindi io personalmente ho un'idea dentro che uno fa una startup ma ristartuppa in continuazione. E quindi se è capace di fare le valutazioni che un po' ho visto nel percorso che vi stanno mostrando ogni volta, in realtà è come se ogni mese rifacesse il giro e si facesse la domanda del il mio business è sostenibile, il mio business convince ancora me e poi gli altri. Molto spesso succede che come posso dire, le aziende vivono quello che è una specie di stabilità del mercato esterno. Pensano che appunto il mercato sia abbastanza consolidato. In realtà dentro le aziende, nell'ambito della funzione marketing in alcune volte, nell'ambito della pianificazione e controllo, nell'ambito della testa dell'imprenditore per aziende un po' più piccole, c'è un continuo testare il mercato.
Voi normalmente sentite nelle aziende che l'imprenditore ha operato con questo o quest'altro, ho avuto questa informazione, si stanno muovendo. Questa è un'analisi di mercato. Oppure, quanto vale il mercato in Italia degli elettrodomestici? E quindi ci sono delle persone costantemente a misurare questo mercato. Però non potrebbe variare tantissimo, però c'è un apparato che si chiama un apparato di marketing, analisi quantitative, che continuamente rimisura questo mercato. Ci sono altre persone in azienda che invece testano questo mercato, lo testano rispetto all'innovazione. Pensate alla Nutella, alla Coca-Cola o altre aziende che normalmente cosa fanno? Testano nuovi prodotti, eppure non vanno in produzione immediatamente, ma loro continuano l'attività di testing. Questo è anche importante perché è un altro pezzo di analisi di mercato. Ci sono delle aree in azienda che sono invece preposte a capire quanto uno spenderebbe per quel prodotto e quindi sostanzialmente quando fanno le attività promozionali sullo scaffale misurano quante ne hanno venduti e quanto abbassando il prezzo uno cambia la percezione. L'attività di analisi di mercato, volevo comunicarvi, è un'attività diffusa all'interno dell'azienda in tantissime strutture. È fatta da personaggi diversi proprio perché l'analisi di mercato o il ragionamento sul mercato ha molte sfumature e quindi per questo motivo bisogna prima partire da capire quali sono tutti questi pezzi e poi come analizzarli e poi vi faccio vedere questo più domani dove queste cose vengono fatte in aziende molto diverse. La mia esperienza su questo dice che le aziende sono diverse per business e all'interno dello stesso business sono diverse per tipologie di azienda e sono strutturate in maniera molto molto diversa. Quando anche qui lavorate con una startup è importante saper individuare tutto quello che la startup dovrebbe coprire, ma soprattutto allocarla molto bene. Cioè fare un'azienda in cui per esempio io non c'è nessuno che si guarda i competitor o una startup in cui nessuno si guarda i competitor non ha senso. Fare un'azienda, io ve le racconto perché poi le ho viste, nel senso fare un'azienda in cui non c'è qualcuno che si occupa sistematicamente dei contratti è qualcosa per esempio che rende debole l'azienda stessa. Fare un'azienda in cui nessuno testa il prezzo, cioè normalmente uno vende, quanto vendo? Boh, va bene, no? Invece non c'è qualcuno che sistematicamente va a parlare col cliente, a testare, a capire se si può aumentare o si può diminuire. O viceversa, questa è una cosa che molto spesso è diffusa nell'azienda, un'azienda in cui non c'è il customer care, quindi non ci sono dei sondaggi fissi o con clienti prospect, con clienti attuali, del grado di gradimento da parte praticamente di quel cliente, e ce ne sono tante, in maniera sistematica, questo è qualcosa praticamente che va a limitare l'analisi di mercato. Invece l'analisi di mercato, come ho detto prima, è una cosa che quasi mensilmente uno dovrebbe sistematicamente fare. Io però vi devo convincere di questo, perché la mia bella giacca e cravatta non basta. E quindi provo praticamente con maniere un po' logiche a convincervi prima di tutto che serve, perché se non ne siete convinti che serve per quello che vi spiegherò in 8 ore, allora siete i primi che non la farete. E siccome praticamente quello che è più importante è che la fate, e ogni azienda è importante che lo faccia, vi devo prima convincere. Spero che alla fine di questo da qui annuirete dicendo sì, non vedo l'ora di farla. Il mercato in cui io lavoro è un mercato in cui è importante sapere il contesto in cui io lavoro. Molto spesso ci si innamora dell'idea, cioè se chiedo a chiunque in questa stanza o anche praticamente dall'altra parte qual è l'idea che hai in mente, io penso che io normalmente misuro il grado di interesse a qualcosa nel tempo speso per raccontarmela. Quindi se io chiedo a qualcuno raccontami la tua azienda e questa persona mi racconta la sua azienda, normalmente mi racconterà il suo prodotto o la sua idea e ci spenderà mezz'ora. Quindi molte volte se chiedo a voi cosa fate, io produco questo e quest'altro, probabilmente il tempo che dedicate a dire chi c'è sul mercato, cosa fanno gli altri, perché è veramente diversa dagli altri, è un po' limitato. L'esperienza è che più allargate questo pezzo e meno limitate a voi, più date sostanza per assurdo a quello che voi fate. Quindi non si può prescindere nel affrontare qualsiasi cosa da sapere quello che è il contesto in cui vi state muovendo. Dimenticate per un attimo l'idea imprenditoriale, abbracciate il contesto in cui vi state muovendo.
La cosa importante è che il mercato esterno detta le regole del gioco. Io non posso vendere domani mattina terra per campi da calcetto liberamente. Avrò dei vincoli che il mercato mi dà, vincoli proprio commerciali. Per esempio, uno classico che vi posso raccontare è la cosiddetta catena distributiva. Io non posso vendere qualcosa senza essere presente in determinate catene distributive, perché non venderò mai, comincerò i primi 10 e poi dopo è finito. Ci sono dei vincoli normativi, io non posso vendere se non rispetto determinati vincoli normativi. Io non posso vendere se non sono presente, voi sapete benissimo, nel mio settore o un altro. Quindi le regole del gioco del mercato, per me, sono più importanti del mercato. Normalmente nel mio lavoro che facevo appunto precedentemente, ma poi tanto ripetuto in quello attuale, si faceva una cosa molto semplice. Adesso provo a disegnarvela, così ve la mostro. Questa vi consiglio anche di farla quando fate la vostra startup. Se io qui ho i miei fornitori e qui ho i miei clienti, io compro qualcosa a 80, la vendo a 100. Qui in mezzo ci siete voi. E quindi vi racconterete che fate qualcosa che vale 20. Qualcuno qui è convinto che vale 100, qualcuno qui è stato convinto da voi che vale 80. Qui in mezzo però c'è la produzione, marketing, gestione rete di vendita. Sto vendendo direttamente al cliente finale, non ho messo una rete in mezzo. Chi ci possiamo mettere? Boh, anche l'amministrazione e il controllo di gestione. Questi 20 dove si generano? Cioè, chi è che prende questi e gli dà un valore che veramente diventa 100? Andando in profondità su questo, troverete che magari ci sono aziende che hanno 10, 5, 5. Ci sono aziende che hanno 5, 15, 0, 0. Scomporre quelle che sono le componenti della vostra azienda, capire le regole del gioco, cioè dove si crea il valore, è importantissimo, perché non solo le aziende sono molto diverse, ma è lì che veramente vi giocate sostanzialmente tutto. E magari per assurdo avete delle aree che, in cui è zero e non ci avete pensato, che anche qui si poteva creare valore. Lo stesso vale se andate in un mercato. Se voi giocate in un campo che è quello praticamente del mercato, il fatto che si vada da qua a qua non è automatico, dipende dal mercato. Ci sono dei mercati per cui valgono determinate regole del gioco e la comprensione delle regole del gioco vi permette di sostanzialmente creare valore. Se io gioco in un mercato in cui la qualità dell'acqua che io vendo al supermercato è percepita di più rispetto a che al colore della bottiglia e voi avete un'azienda di questo tipo, vuol dire che state giocando in azienda le stesse regole del mercato. Se invece avete una situazione di questo genere, cioè che investite molto in produzione e poco in marketing, ma per qualcosa che non viene percepito dal mercato come rilevante, voi in realtà state perdendo risorse. Quindi il confronto tra cosa è rilevante per il mercato, poi vedremo un po' di logiche per valutare il mercato, e cosa fate in azienda, è lì che vi giocate tutto, perché se avete dei soldi da spendere, dovete spendere esattamente nella direzione che il mercato percepisce di più. Qualcuno dice, ma io devo essere dirompente, devo essere diverso. Sì, ma dovete convincere il mercato che non voleva più quello. In un convegno in cui sono stato molto interessante, un presidente di facoltà, credo, spiegava la differenza tra gli spazzolini di un tempo e quelli di oggi. Vi posso assicurare che se lo faccio in legno e con le setole morbide va benissimo. Cioè la funzione dello spazzolino è uguale, adesso va in streaming, è meglio che non lo dica, però è così. Lui faceva vedere chiaramente l'evoluzione, che voi conoscete benissimo, lo spazzolino di adesso è iperanatomico, gira, fa perché serve, no? Voi sapete benissimo che siamo stati convinti di questo, ma che in realtà se noi li pulissimo già
tre volte al giorno sarebbe sufficiente. Questo perché però siamo così convinti? Non è solo un tema estetico, siamo convinti. Non è che è più bello, no? Siamo proprio convinti che poi anche il tatto è bello, no? Toccarlo nel mio automoto. Quindi, se le regole del gioco sono queste, le ho capite, oriento la mia azienda secondo le regole del gioco. Sono convinto che è un'idea veramente vincente e che il mercato non l'ha capita, allora prima devo convincere il mercato e sempre essere sicuro che come l'ho convinto io è dentro la mia azienda, se no rischio di disperdere quelle che sono le risorse. Le regole del gioco sono praticamente le cose più importanti in un mercato, quindi sapere che il mercato vale 100, 200, 300, chi c'è, le regole, perché quello è il primo e l'altro è il secondo? Perché vale 100 e non 500? Quindi, come dico io, non è la quantificazione, è il perché. Regola del gioco significa sapere il perché di un mercato. L'analisi approfondita è proprio quello di avere a capire quelle che sono le informazioni per capire quali prezzi applicare, quali politiche distributive, cioè che cosa rende l'idea vincente. E qui vi posso assicurare che customer is king, dicono, no, gli americani, nel senso che il cliente diventa l'attore principale. Dovrei sapere tutto di questo famoso cliente. Però quello che voglio spiegare io è che sbagliate se pensate solo al cliente, perché intorno ci sono tanti componenti da considerare. Cosa si chiede alle startup? Io ho provato a mettervi nei vostri panni per un attimo. Perché questo secondo me è il punto di vista più importante. Io vi devo convincere che conviene fare un'analisi di mercato. E quindi ho detto, boh, probabilmente loro saranno convinti se sanno che devono farlo. E quindi sono obbligati. Questa è una tecnica anche quando andrete a vendere la vostra idea. È più facile che uno si compri una idea imprenditoriale se è obbligato a farlo. Ma sapere che è obbligato a farlo, vincoli normativi, vincoli tecnologici, vincoli d'altro genere, lo so se io ho approfondito questa cosa all'interno del mercato. Però la prima tecnica di vendita più immediata è soddisfare un bisogno che è obbligatorio dall'altra parte. Se voi fate per la presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi diciamo l'elenco, la legge di quello che dovrebbe essere un business plan, come viene richiesto per avere dei finanziamenti, beh, quello che viene chiesto è, guardo da qui, se no poi mi ammazzo a guardare in alto, le caratteristiche del mercato di sbocco e definire con esattezza la consistenza dimensionale e i limiti territoriali del mercato di riferimento vero e proprio nel quale intendete operare. Quindi comunque, diciamo, la Bibbia dice che dovete essere capaci di dire quanto vale il mercato su cui voi agite. Importante è analizzare le fasi che attraverso il consumatore prima di decidere se acquistare o meno. Quindi non basta dire che uno si comprerebbe 100 automobili, gli italiani, ma gli italiani se li comprano perché? Chi va a comprare, chi non va a comprare, chi c'è, chi non c'è e così via. Scopo dell'analisi è la segmentazione del mercato e questo è un valore invece aggiunto che poi vediamo come attività. E sarà necessario suddividere il mercato, quindi chi vede il business plan già si aspetta che voi avete segmentato. Quindi la segmentazione del mercato è un modo per targettizzare e dare il prodotto più giusto al segmento migliore. Però chi si aspetta di finanziare o chi vuole un business plan, dall'altra parte se lo aspetta già che voi lo facciate. Quindi non potete non farlo come prassi normale. Il risultato della suddivisione consentirà la corretta progettazione della pianificazione di marketing, perché poi comunque, siccome siamo nell'ambito del marketing più generale, l'analisi di mercato è proprio il primo mattone per poter fare marketing. Quindi vi serve, vi permette di fare le cose e vediamo a cosa serve. L'analisi di mercato è il mattoncino per fare marketing. Ma che significa fare marketing? Perché se no, la cosa che più spesso vi anticipo un po' di fenomeni, perché poi dopo quando uno entra nel farlo dice vabbè, ah era questo. Il problema è che uno non sa, tra virgolette, molte volte cosa farsene. Cioè, se io in questo momento vi spiegassi immediatamente per fare dimensionare quant'è questo tipo di informazione, questo tipo di mercato, trovate, devo seguirti? No. Devo prendere questi numeri, trovare le informazioni e combinarli. Perfetto, però a me interessa più che capiate che vi serve, che dovete proprio mostrarle queste cose, a parte che vi serve per lavorare, ma d'altra parte utilizzarle.
per capire come utilizzarle dovete praticamente a questo punto utilizzare questi numeri per fare marketing. Che cosa significa marketing? E qui la parola, ogni parola è pesata. È piazzare sul mercato. Piazzare sul mercato, non vendere. Mettere una cosa in un mercato meglio degli altri. Torniamo al discorso di convincere. Quindi comprende le azioni, quindi è un'azione, il marketing agisce. Infatti ha un budget di spesa perché deve agire, deve fare delle cose. Il responsabile marketing non dà consigli in una riunione, fa le cose, fa le campagne di marketing, fa la comunicazione del marketing, fa il brand, fa le azioni che sono destinate a piazzare i prodotti e i servizi per avere un maggior profitto. E qui torniamo al discorso di prima. Io da chi fa marketing mi aspetto che sostanzialmente non mi dica facciamo il prodotto così. Facciamo il prodotto così perché possiamo guadagnare 100 euro in più. Facciamo un'analisi di mercato perché scegliendo questi segmenti con questo prodotto facciamo 100 euro in più. E questo si aspetta anche quello del business plan. Non si dica, ah, che bravo questo, è riuscito a segmentare meglio, allora sono i giovani under 20 sono più attivi. No, perché se vado dai giovani under 20, considerando quanto possono dare loro come spesa, considerando il mio prodotto attrattivo, guadagno X. Quindi mi ha detto esattamente come è il mercato il marketing e mi ha spiegato che si può fare di più se fanno una determinata cosa. Per le campagne commerciali ricordatevi che normalmente c'è un target di risultato e ce ne sono addirittura tre. Quanti ne raggiungo con la campagna? Quanti di questi io contatto direttamente e quanti comprano? E se voi vedete una campagna commerciale che non ha i tre numeri è una campagna falsa. Perché io non spendo 100 euro per mettere un pamphlet o qualcosa a qualcuno, chissà come va. Devo avere almeno l'idea di quanti ne voglio fare, chi voglio raggiungere, quanti mi contatteranno e quanti di questi verranno a comprare e quindi quanti soldi mi genereranno. E come casualità la possibilità di avere prodotti capaci di realizzare tale operazione finanziaria. Quindi praticamente non solo devo avere idea se faccio un'azione qual è il profitto, ma che cosa utilizzo per farlo. Non posso pensare di fare una campagna di marketing, devo sapere quanto voglio spendere, che prodotti devo mettere, quanti devo mettere e così via. Quindi questo è il marketing. Voi state facendo un'analisi di mercato, ma qua bisogna arrivare. Quindi quando voi anche fate la startup o lavorate nel marketing o utilizzate queste cose, l'obiettivo è che siete capaci di dire, stante queste analisi, ma non si parte in analisi, in realtà è il contrario, stante queste azioni faccio questa analisi per fare queste azioni meglio, ovvero che cosa praticamente io metto in campo per piazzare il prodotto spendendo questo con questi risultati. Questa è la fine. È chiaro che se io partissi da questo e vi dicessi ok, fate questo, la prima cosa che mi chiedereste voi è da dove parto? Ecco l'analisi di mercato. Cioè l'analisi di mercato sono il mattone che porta questa cosa qua. E quindi non potete non fare l'analisi di mercato, perché sennò qualcuno vi dirà il vostro prodotto non è piazzato bene. Vediamo se man mano ci sono riuscito. Arrivo a questo punto agli obiettivi dell'analisi di mercato. Allora, capire il mercato, o meglio il cliente, serve a che cosa? Devo valutare da quali e quanti consumatori è costituita la mia fetta di mercato. Quindi io vi devo vendere questo. La prima cosa che vi devo dire è quante persone in Italia se lo comprerebbero. O meglio, a quante persone in Italia glielo voglio vendere. Perché la prima risposta mi permette di dire, ah, una figata. Perché se vi dicessi è vendibile a 10 persone, non mi ascoltereste. Se vi dico è vendibile a 1 milione di persone, ci pensate. Però dice, sì, figurati, questo domattina vendo 1 milione. No, ma io glielo voglio vendere a 100.000. Potenzialmente 1 milione, realmente 100.000. Perché questi hanno voglia di comprarsi un pennarello? Perché voi non sapete che gli studenti, gli insegnanti, altre persone reputano questo utile. Non solo, ma per un pennarello così pagherebbero e pagherebbero almeno 10 euro a pennarello. Notate, tutti gli argomenti che vi sto dicendo sono quelli delle slide. Vi sto piazzando il pennarello.
mi servono solo i numeri. Dopodiché avrei una serie di argomenti che vi portano a piazzare il pennarello per voi che dovreste comprarlo. Questo pennarello è diverso da quello degli altri perché è proprio nero, perché c'è scritto esattamente come dovrebbe essere, perché è unico sul mercato, perché così non lo usano gli altri, o gli altri sono invece vecchi perché questo è innovativo. Per cui io l'ho lanciato, ma già 10 persone lo hanno comprato, contattate la prima volta. E quindi se io faccio un'analisi di mercato che vi fa vedere esattamente che è stato comprato, aiuta, no? Però ve lo vendo a voi soltanto a 10% di sconto, se lo prendete adesso prima che io vada via, e uscendo da qua direi, penso di poterne fare almeno 50. Cioè, io ho bisogno di tutti questi argomenti per vendervi il pennarello. È questo che io chiederei, se io fossi il capo del marketing, al responsabile dell'analisi di mercato. Gli dico, devo andare a vendere, mi trovi questi 10 numeri che devo andare a vendere il pennarello. Però questa è la storyline che dovete in qualche modo risolvere quando fate l'analisi di mercato. Quindi conviene saperlo, ve lo impone Valiente che fa il business plan, vi aiuta per fare marketing dopo e sostanzialmente vi permette di rispondere a tutte quelle domande che permettono di convincere. Non so se adesso avete voglia di fare un'analisi di mercato, però almeno Valiente siete convinti che è una cosa obbligatoria, non ci sono altre soluzioni. Come pensavo di organizzare la cosa? Poi magari prendiamo anche noi 2 minuti sulla cosa. Allora, il preambolo serviva per questo ragionamento qua. Oggi ci concentriamo sull'analisi dell'ambiente di marketing. Sarà una lezione totalmente interattiva, io non spiego niente. Ci esercitiamo insieme, così vediamo se riusciamo a muoverci nell'ambiente di marketing. Poi vi do qualche flash, però io penso che la teoria quando fanno una startup serva poco. Dopodiché facciamo una pausa e poi facciamo dei gruppi. Questi gruppi, io ho pensato 6, ma magari se siamo di meno si può fare in meno persone, in cui vi do una situazione qualsiasi e vi stimolo a immaginarvi voi da soli esattamente gli elementi dell'analisi di mercato. Cioè, a pensare esattamente che cosa avreste trovato con un'analisi di mercato. Questo perché, e questa è una cosa molto importante, le analisi di mercato si fanno con questa logica qua. Io vendo 10, qualcuno vende 20. Immaginatevi che in azienda questa cosa qui succede continuamente. Cioè ci sono dei fenomeni esterni che il mercato, dei indicatori che il mercato ci dà. E io non ho la sfera di cristallo. Se vi chiedessi adesso perché l'Italia ha il debito alto, no? Cioè non ho la sfera di cristallo. Però come marketing devo cercare di capirlo. Non avrò mai una situazione in cui il responsabile del marketing esco fuori e uno mi dice perché io non vendo e ho finito, che sennò non ci sarebbe. Allora sostanzialmente questo diventa un albero di ipotesi. E quindi dico, io vendo 10, perché il mio, quello dei competitor, è migliore del mio. Ipotesi numero 1. Ipotesi numero 2, perché il cliente non è interessato. Faccio delle ipotesi che testo attraverso l'analisi di mercato. Quindi uscite anche qui dalla logica che l'analisi di mercato qualcuno le scrive perché è bravo a scriverlo. L'analisi di mercato ci sono delle ipotesi sottostanti che uno testa con l'analisi di mercato. L'unico vincolo è il budget. L'altro vincolo, o meglio, l'altra capacità è la vostra capacità di spendere bene questo budget. Cioè è chiaro che io potrei spendere, dato 100, 100.000 euro per fare tutta questa analisi. Chiamo tutti i competitor, gli intervisto, vado da loro, approfondisco le tavole rotonda, e zero per questo. Non va bene anche 50 e 50.
ci sono delle logiche per cui io scelgo le diverse ricerche di mercato più idonee, ma la partenza rimane sempre la stessa. Le analisi di mercato si fanno secondo delle ipotesi sottostanti che uno pensa rispetto agli input che ha dall'esterno e che testa attraverso l'analisi di mercato. Quella domanda che vi faccio io è: per il vostro startup avete fatto un'analisi di mercato, o meglio, vi siete posti delle domande di marketing per capire se è vero che il vostro prodotto o la vostra idea risponde a quelle domande di marketing? Avete chiesto se gli altri competitor sono più bravi o no, o meglio, sono percepiti come tali? Che tipo di analisi avete fatto per verificarlo? Avete preso 10 persone e avete fatto vedere i prodotti vostri e degli altri per capire? Quindi molte volte si saltano queste, perché molte volte uno pensa di avere già la risposta, quindi non se le fa tutte. Invece io vi aiuterò a farvi tutte queste domande. La risposta a queste domande, poi le vediamo domani, sono 3-4 tipologie di ricerche di mercato, che potreste anche immaginare da solo. Però il problema è più questo, perché un tecnico che vi faccia ricerche di mercato, a quel livello lì lo trovate. Vi aiuterò a impostare un'analisi, un'intervista di focus group, vi aiuterò a definire un campione, però se volete farla come si deve, allora ci sono... Il tema vero sono le domande, perché quando viene il tecnico a chiedervi che tipo di ricerca di mercato devo fare, non vi chiederà mai il campione se da 500 o da 1000, vi chiederà a quale domanda devo rispondere. La scheda che fa la ricerca di mercato per il marketing è una scheda molto semplice, che domanda il perimetro, Italia, nazione, estero, per che cosa, gli obiettivi, che cosa ti aspetti. Non ti dirà mica 10.000, 5.000, lo dice dopo, ma un preventivo quello lì. Voi non entrerete in quella cosa, e spero anche per voi che non facciate quel mestiere, se no non fate gli imprenditori, come logica. Però le domande, queste invece le pretende come modalità. Quindi vi aiuterò a fare le domande, e quindi su questo esercizio qua vi mettete e fate le domande. Cioè pensate esattamente che cosa nel mercato c'è, qual è la cosa che vorreste testare. Poi dopodiché, e sono anche i capitoli di un ipotetico business plan, domani invece guardiamo quelle che sono, una volta dato il mercato, gli approfondimenti che si fanno per il mercato per fare quegli elementi quantitativi che vi dicevo prima, che vi aiutano praticamente a supportare le vostre analisi. Ma domani c'è un'altra esercitazione uguale. Vi staccate, vi mettete voi, vi nominiamo un portavoce, il portavoce presenta, dice le idee sue per quelle del gruppo, e questo praticamente fa già la lezione di team building in automatico. Va bene? Volete iniziare? Chiedo, ma funzionano delle domande? Vado avanti? Chiedo ai supporter come fanno gli altri, se... Va bene, facciamo così, che se avete domande interrompete voi direttamente. Va bene. Ok. Allora, scusatemi. Analisi dell'ambiente di marketing, abbiamo detto, no? L'ambiente di marketing. Adesso ho finito la parte obiettivi, entriamo praticamente qui. Quali siete voi? E qui bisogna metterci qualcuno intorno. Questo qui viene definito ambiente di marketing. Perché se devo piazzare il mio prodotto, devo capire chi c'è qui intorno. Se no, che analisi di mercato faccio? Allora, chiaramente la prima cosa che uno ha in mente, dice, cosa c'è qua intorno? I clienti, più o meno. L'ambiente di marketing è costituito dai protagonisti, dalle forze esterne alle imprese, che ne influenzano la capacità di sviluppare e mantenere positivi rapporti con la clientela obiettivo. Io sono un po' fissato di mio, nel senso che non riesco a leggere una frase se non mi fermo sulle parole. Perché io penso che chi l'ha scritta, qualche motivo per cui ha usato una parola o non l'altra, l'ha avuta. Innanzitutto ambiente, no? Che cosa vi ispira la parola ambiente? Non è freddo. L'ambiente è una cosa vasta per definizione, ma non fredda. E quindi questo ve lo deve far sentire sempre come qualcosa di vivo. È un ambiente di marketing. Se io entro in una stanza parlo di ambiente proprio perché ho delle sensazioni.
Quindi il marketing sente, si dice normalmente, lasciato perdere quello della moda che per definizione sente, ma sente anche quello che fa le fotocopiatrici, vi posso assicurare. Protagonisti e forze esterne, quindi ci sono delle persone in questo ambiente, ci sono delle entità che non sono astratte, però ci sono delle entità che sono proprio esterne, sono fuori da quello che io sto pensando. Scoppia la guerra USA-Russia, boh, mi impatta. Ci sono delle cose che sono proprio esterne al mercato. Questa è la cosa che i fondi apprezzano tantissimo. Normalmente i fondi di investimento fanno delle analisi di shock sui vostri business plan e dicono se scoppia la guerra, cioè fanno delle valutazioni proprio, voi dopo lo vedrete, sul PIL. Perché non posso io pensare di crescere un business al 30% e il PIL italiano è meno 1. Cioè, me lo devi spiegare. Non posso credere che tu faccia business in Italia più 20% domani mattina. Quindi non possono tener conto di una forza talmente esterna quale può essere il PIL. Che però ne influenzano. Quindi bisogna selezionare tra i protagonisti e le forze, quelli che influenzano, e già qua c'è una prima scelta, che cosa però? La capacità di sviluppare e mantenere buoni rapporti con la clientela. Quindi tutto quello che influenza la vostra capacità di convincere e tenere nel tempo la clientela. Il mantenere chiaramente vale molto di più dello sviluppare, cioè nel senso che nel momento in cui voi avete acquisito un cliente, che l'avete convinto, dovete immediatamente porvi la domanda: che cosa può far sì che questo cliente se ne vada? Ecco, molte volte le aziende non fanno il ragionamento opposto, quello che dicevo prima, no? La customer care, cioè non vanno praticamente costantemente a chiedere ai propri clienti ma ti piace come lavoro, ma ti piace come lavoro, ma ti piacciono i miei prodotti, eppure gliel'ho venduto. È un po' una specie di rapina, no? Gliel'ho venduto, poi si pensa. E invece è proprio lì che l'azienda deve consolidare. Quindi quando andate anche per esempio a parlare per i finanziamenti così via, ti ho convinto di un'idea nuova, ma ti spiego anche come questa idea può continuare nel tempo. Perché ho già idea di cosa fare nel 2015, perché in realtà è l'inizio di un sogno più grande, perché comunque il mio prodotto può essere riutilizzato e posso rivendere. Questa è una cosa che nel business plan molto spesso non c'è e ne ho visti parecchi. Cioè c'è molto l'idea di cosa farò domani mattina anche per 3 anni. Però la vera domanda è, ok, dopo i primi 2, tu hai già idea di cosa farai o ci pensi fra 2 anni? Essa, perché infatti poi i fondi o gli investitori fanno proprio questa domanda. Ok, perfetto, in questo momento non c'è concorrenza, sei da solo. Però sappiamo benissimo che ti scontri con HP, IBM. Che tempi ci sono perché IBM si attrezzi e ti freghi le idee a te? È la classica domanda che vi fanno. Perché? Perché la loro idea è qual è la capacità di mantenere nel tempo la tua idea? Quindi preparatevi sempre alla domanda successiva a sviluppare un business, che è quello praticamente come faccio a mantenerlo e come mai gli altri possono tranquillamente, diciamo, quasi lasciarmi stare, cosa che non succederà mai, però è la risposta che devo tenere. Perché mi sono preso l'ingegnere che è l'unico che lo sa fare, non c'ha nessuno e così via. Quali sono i tempi perché HP si prende l'ingegnere? Non lo so, è mio fratello, quindi non se lo potrà mai prendere. Non sto scherzando, perché le persone che stanno all'interno della startup, le famose praticamente, cioè un management, è un valore per chi vi deve dare i soldi, perché dice, vabbè, ci sono le competenze e non vanno via. Se invece dice, no, io ho uno a partita IVA che domattina se ne può andare, allora quello pensa, vabbè, dura così perché poi dopo non c'è più. Ok, allora vi faccio la prima domanda. È interattivo, quindi sono tutte domande. Quali sono le fasi, secondo voi, che caratterizzano un processo di analisi dell'ambiente di marketing? Allora facciamo una metodologia innovativa. Io individuo uno e risponde lui. Poi gli altri fanno bu finché quando va di niente qualcun altro non gira le cose. Quindi chiedo a te in alto. Bravo. Allora, secondo te, se queste sono delle... Abbiamo detto praticamente il processo di analisi di un ambiente di marketing. Quindi l'ambiente di marketing è quello di prima, no? Sì. Ci sia l'ambiente di marketing, torno indietro un attimo. Grazie. Era praticamente l'insieme dei protagonisti delle forze esterne che influenzano la mia capacità di fare nuovi clienti o mantenerli nel tempo. No? Quindi io devo fare un'analisi di un ambiente di marketing. Perfetto, secondo te, guardando queste fasi di analisi, da quale partiresti e quale faresti successivamente?
Ascolta, io partirei da definire il problema. Cioè, definire il problema. Sì. Poi? E senza aiutini, quindi. Sì, sì. Poi vedrei come viene risolto adesso questo problema, quindi verificare la situazione attuale. Sì. E quindi di pari passo anche individuare le alternative e le variabili rilevanti. Sì. E poi come ultimo step mettere assieme futuro e passato, nel senso che futuro per fare una specie di strategia. Sì. E passato per vedere se ci sono stati, diciamo, dei ricorsi, delle cose per cui posso validare la mia teoria con delle cose che sono già successe. Sì. Io farei questo. E le variabili le è fuori? Sì, no, le ho messe quando ho detto individuare le alternative e le variabili rilevanti. Ah, le sono insieme? Sì, diciamo, non conoscendo bene cosa vuol dire, ho pensato di mettere. Beh, le variabili sono le variabili proprio matematica come logica, cioè quali sono i parametri da cui può dipendere. Le alternative, data la variabile, come potrebbe essere, bianco, nero, uno, pari, dispari, insomma, per capirci, come logica. Ah, ok, allora quindi sì, le variabili le rimetto prima, dopo che ho definito il problema, capire quali sono le forze che entrano in gioco con queste variabili. Ok, qualcuno ha un'idea diversa? È il famoso bu di prima, eh? Sì, io. La scaletta la farei verificare. Vai, no, c'è il microfono. Verificare la situazione attuale. Sì. Identificare le variabili rilevanti, sì. Individuare le alternative, sì. Definire il problema, sì. Analizzare il passato e definire il futuro. Ho capito, va bene. Qualcun altro qualche idea diversa? Lui. Non ho ben chiaro come continuare, però sicuramente partirei definendo il problema, sì. E analizzando il passato, sì. Una sorta di stato dell'arte in cui il problema, cioè tutto quello che c'è stato prima del mio avvento al problema. Sì. Poi come continuare magari... Ti ascolto, eh? Identificherei le variabili rilevanti. Sì. Insieme alla situazione attuale e poi le alternative prima di definire il futuro, perché se ci sono, una volta che ho contestualizzato tutto, se ci sono alternative che non mi permettono di, cioè che sono evidentemente vincenti sulla mia, non vedo perché andare avanti. Ti fermo un attimo, perché io ho bisogno di 4 slide prima per convincere che conviene fare un'analisi di mercato. Invece bastava questa. E in più sono andato anche a controllare perché non avrei fatto così e mi ritrovo con quello praticamente che io penso. La verifica del passato, presente, futuro, dopo. Definite il problema e fatevi le variabili. Cioè, potreste anche non guardare nulla, ma se voi non avete chiaro in mente quali sono le possibili soluzioni a un problema, andrete alla cieca a leggere il presente, il passato e il futuro. Perché la prima cosa che io vi dico è, ok, analizziamo il presente, che cosa devo guardare? Guarderete quello che i dati vi danno, ma voi state cercando dati di mercato. Se io domani mattina vi dico andate a leggervi il mercato dell'auto, cercate su Google, voi troverete delle informazioni, ma se non avete chiaro che informazioni cercare, troverete le prime che trovate e quindi mi racconterete un mercato che non è il mercato, è quello che avete trovato voi. Se io dico il mercato dell'auto è in calo e non penso, è in calo perché c'è crisi dei consumi. È vero? E quindi vado a cercare, c'è crisi dei consumi? Allora faccio un'analisi di mercato. Se io dico il mercato dell'auto è in calo, lo guardo e c'è scritto sì, perché la Fiat si è spostata da un'altra parte e quindi praticamente non c'è il presidio commerciale. Voi mi raccontate non un'analisi di mercato, ma mi raccontate quello che avete trovato. Perché se un'altra parte c'era scritto invece c'è scritto i consumi, l'avreste trovata. Quindi il mio suggerimento su questo, e ordinatele, è proprio questo. Prima si definisce il problema. Poi si identificano le variabili rilevanti. Secondo voi,
giuste, sbagliate, però le variabili, perché nell'analisi di mercato voi cercate la variabile. Quando viene quello per farvi la ricerca di mercato, vi chiede che cosa devo investigare con la ricerca di mercato? Popolazione? Consumi? Tendenza del consumatore? Caratteristiche del prodotto? Voglia di comprare? Cioè la variabile. Cioè, c'è una variabile per ogni analisi di mercato. E quando guarderete delle ricerche di mercato, ricordate che la troverete proprio scritta nel titolo. Analisi del risparmio delle famiglie, analisi del consumi auto. Cioè, c'è la variabile di riferimento che uno va a controllare. Dopodiché le alternative, si analizza il passato, perché ho la chiave di lettura, quindi io dico, voglio capire dell'auto quanto è correlata con i consumi alimentari. Cioè, uno mangia o si compra la macchina? Questa è la mia definizione del problema. Cioè, secondo me, in questo momento non comprano auto, perché mangiano? Mi sono fatto st'idea. È vera? Quanto mangiano? O meglio, quanto quando non mangeranno compreranno l'auto? Cioè, quanto questa crisi è profonda per cui non compreranno più l'auto? Questa è la mia domanda principale. Che snocciolata significa far vedere che, mi aspetto che uno mi faccia ricerca di mercato, mi faccia vedere che le auto scendono, l'alimentare sale. Che però a un certo punto, in alcune situazioni, risale. Quindi tutti e due si comprano sia la macchina che mangiano, no? Quindi questa è la ricerca, io sto partendo dal fondo, per arrivare qua cosa devo pensare? A livello macro devo dire, c'è una correlazione tra, scusatemi, la crisi sta incidendo sull'auto? Sì, perché le persone mangiano, ipotesi, mangiano, invece di comprare l'auto. Perfetto, qual è la variabile rilevante? Il consumo di auto e consumo alimentare. Quali sono le alternative? Le alternative sono o sono così, no? O divergono o convergono. Se divergono vale una tesi, se convergono vale un'altra tesi, non sono correlati e quindi non è la crisi in questo momento che fa sì che uno preferisca mangiare invece di comprare l'auto. Dopodiché mi guardo il passato, che è successo in passato quando si compravano tanto alimentare? Non si compravano la macchina? O viceversa, quando si compravano tanto macchine, si compravano meno alimentare? Ok, a questo punto io guardo il futuro e dico con la stessa legge. Vuol dire che fin quando il PIL rimarrà con queste caratteristiche, questi continueranno così. Quindi quanto durerà la crisi dell'auto? Almeno quanto l'aspettativa dell'aumento dei consumi alimentari. No? E a questo punto... Io analizzo il passato e vedo le serie storiche, infatti ci sono nell'analisi di mercato. Cioè che cosa è successo in passato? Lo proietto sul futuro... per poter avere una specie di legge del futuro, sulla stessa variabile, cioè su questa però, cioè non in generale. Quindi io ho un problema, questo problema porta a definire il perimetro delle variabili che voglio analizzare e delle alternative da testare. Una volta definito questo, guardo il passato rispetto a queste variabili e queste alternative e provo a pensare una legge che proietto nel futuro e mi dà una valutazione del mercato che era il prodotto finale che io mi aspettavo. Dimmi. Le variabili che sono nel futuro, come hai detto, siano nel passato e nel futuro, tipo per esempio per il mercato dell'auto. Le variabili possono cambiare, no? Per esempio il mercato dell'auto può essere anche affetto da una crisi del petrolio mondiale che nei prossimi 50 anni si può, o 30 anni. È un'altra cosa da testare. Quindi, come la testeresti questa? Quindi tu mi stai dicendo, la mia ipotesi è che il futuro, o meglio, che il mercato dell'auto non è affetto... No, è affetto, nel senso, essendo realistici, è affetto. Però dico, sì. Le variabili che si evincono studiando un passato, No, le variabili non si evincono. Ah. Le variabili sono in testa tua. Il comportamento tua. Da proiettare per studiare il futuro sì. Può non essere soddisfacente al 100% perché possono subentrare delle variabili non considerate... Che è un'altra variabile che testerai. Ah, ok. E uno a uno, tu hai uno che sta qui seduto con un bel portafoglio che ti fa le ricerche di mercato e tu hai 100 da spendere, ogni tua domanda sono un gettone da 10, non ha problemi, ti può fare le ricerche che tu vuoi, però non puoi andare da uno a fare ricerche di mercato e dici boh, mi dici, c'è anche questa, eh? C'è un'analisi che è quella dell'analisi cosiddetta discriminante che sostanzialmente ti dice da quali variabili dipende un mercato.
Ma ti posso assicurare che te ne farà comunque una lista di 20 che testerà. Non si metterà mai ad analizzare tutte le possibili variabili. Però è la prima che magari si fa. Mi dici quali sono le 50 variabili più rilevanti su un elenco che io ti do. Ora, il genio della lampada, dove c'è un tot domanda? E però se il marketing lo sa, può influenzare. Che poi in realtà significa chiederlo ai clienti. Nel momento in cui tu esamini i risultati del passato, è come se stessi parlando con i clienti. C'è un motivo per cui l'hanno fatto, ma se hanno comprato, è quello lì. Nel mercato borsistico si dice che il prezzo di un titolo è esattamente l'equilibrio in quel momento. Qualcuno ha deciso che Eni in quel momento vale 19,1. Perché non 20? Perché non 18? Perché non 15? Quello è. Bisogna prenderlo come assoluto. Ma io mi aspettavo che fosse 25, mi aspettavo... Quello è. Quindi quando guardi i dati del passato, se qualcuno ha comprato l'auto non mangiando, quello è stato. Posso proiettarlo per il futuro valutando eventuali correzioni, ma devo prenderlo come un dato di riferimento, non trascurando gli altri aspetti. Ok? Quindi, quando volete valutare quello che c'è intorno a voi, avete un fondo a cui chiedergli dei soldi, dovete fare una qualsiasi azienda, una startup, qualsiasi cosa, ricordatevi che per raccontargli il mercato in cui voi operate, dovete prima di tutto farvi la domanda: che cosa voglio raccontargli del mercato in cui io opero? Definendo un problema. Adesso vi mostro alcuni esempi di problemi. Dopodiché dovete identificare quelle che sono le variabili veramente rilevanti che ci sono relativamente a quel problema, cioè qual è la grandezza che devo misurare, quali sono le alternative, bianco, nero, alto, basso, più 10%, meno 20%, non lo so, però cominciate a farvi un'idea delle alternative. Cioè io devo partire dal presupposto di testare se la persona mangia invece della macchina, perché se non mi faccio questa idea non lo testerò. Chiederò in generale: dimmi perché non si comprano le macchine. Non si va mai a fare ricerca di mercato che dimmi perché non si comprano le macchine. Le fanno i focus group, però vi faranno spendere un sacco di soldi e voi non serviranno. Perché che 20 persone abbiano detto sto motivo o quest'altro è trasformabile in un'azione di marketing? Vi porterebbe a fare una campagna pensando di fare X soldi in più? Sempre lì bisogna arrivare. Dopodiché si guarda il passato sulle variabili, si guarda il futuro sulle variabili, come logica. Vado avanti di uno. Vediamo il problema, cioè esempi di problemi di marketing, o meglio di analisi di mercato. Ok, domanda: come possono influenzare il business dell'impresa i principali protagonisti esterni con i quali l'impresa interagisce nello svolgimento delle proprie attività? Perfetto, questo è un problema che mi dovrebbe portare a un'analisi del mercato. Vediamo insieme di costruire i passaggi. Allora, mi metto qui e dico: quali sono i principali protagonisti esterni con cui l'impresa interagisce nello svolgimento delle proprie attività, come possono influenzare? Quindi c'è un protagonista esterno e voglio sapere come lo influenza. Questo è un problema. Facciamo la variabile. Ok. Se io vi dicessi mi fate un elenco di protagonisti esterni, mi dite i primi due che vi vengono in mente. Protagonisti esterni all'azienda che influenzano l'azienda. Dimmene due. Il primo che ti viene in mente? Lo Stato? Stato. È una variabile, no? Se ci pensate, potevano essere 50 protagonisti, ne ho preso uno. Ok. Che influenza? Quindi, secondo te, qual è la variabile, non secondo te, perché non c'è una verità, no? Quale variabile vorresti considerare in termini di influenzare un'azienda? Cioè, l'influenza da quale punto di vista? Mi fa spendere di più? Mi fa fare più soldi? Non mi fa licenziare? Mi fa prendere le persone obbligatoriamente? Mi fa trasferire? Ok, quindi mi fa fare più ricavi. Quindi io vado, chiaramente immaginate, no? Una ricerca di mercato, vado da uno e dico: mi dice quali sono i potenziali aspetti esterni che influenzano? 100 euro. Mi dice come lo Stato può aumentare i miei ricavi? 50 euro. Stiamo scendendo, costa di meno una ricerca di mercato, perché è quella che serve, no? Ecco perché si fa questa attività prima, se no uno arriverebbe qui con una ricerca da 800 pagine, ma non so cosa serve.
Perfetto, i ricavi. A questo punto quali sono le alternative? Beh, questo è facile. Aumentano e diminuiscono. No? Però occhio, perché c'è anche questo. Aumentano e diminuiscono drasticamente. Poi c'è anche questo. Crollano o diventano per due. Perché lo Stato, se cambia la normativa su come tu imbottigli l'acqua, te li fa crollare i fatturati, non te li fa aumentare o diminuire. Quindi ci sono i cosiddetti rischi connessi a un agente esterno. Quindi anche il più e meno non è banale. Quindi puoi scegliere anche diverse gradazioni. E abbiamo fatto solo più e meno, e poi ci sono tantissimi. Perfetto, allora supponiamo che io voglio sapere quali sono i rischi di crollo del mio business a fronte dello Stato. Allora magari qui scoprirete ci sono degli elementi in più di perimetro che poi vi chiederà quella ricerca di mercato. Il tempo, in quanti anni, quest'anno, fra 5 anni, nella vita. La vita non ti darà mai, perché se no torniamo da 20 euro, torniamo ai 100, no? Io vi racconto cose reali. Poi, oltre praticamente al tempo, è possibile chiedere il territorio, ma in questo caso è facile perché è lo Stato, però per altre cose, per esempio, vi chiedere il territorio. E così via. Ci sono una serie di altre perimetri, si chiamano questi, no? L'alternativa l'abbiamo fatta, a questo punto guardiamo il passato. E quindi mi chiedo, quando in passato lo Stato ha su un business come il mio determinato una riduzione così drastica? E quindi la ricerca di mercato diventa già più facile. Lui si prende tutte le aziende che negli ultimi 20 anni hanno fatto lo stesso business uguale al tuo, va a vedersi l'evoluzione del fatturato, becca quelle col fatturato che sono state meno 20% e prova a capire se magari lo Stato gli ha fatto qualche cosa. Infatti ci sono degli studi cosiddetti di settore, che l'azienda è una ricerca di mercato anche quella, monitora nel tempo proprio perché gli fa vedere l'evoluzione del business nel tempo. Se dovessi dire adesso che è facile per voi, no? il mercato bancario in questo momento sta soffrendo, no? C'è qualcosa che condiziona il mercato bancario? Sì, Basilea 2, che è una normativa che gli impone di essere più conservativi, mettiamola così per farla semplice, e chiaramente li condiziona. Non solo la crisi, c'è anche Basilea 2. Quindi ci sono tanti elementi che condizionano il fatto che che il business sia un po' più contenuto rispetto al passato. No, questo è un modo, diciamo, semplice e elementare per inculcarvi una metodologia. È chiaro chiaramente che può essere molto più complessa e anche le ricerche sono molto più complesse. Nessuno ti farà mai il papiello per una cosa. Però se non ragioni semplice, poi dopo hai difficoltà a chiederlo. Tanto te lo richiede sempre lui. Dopodiché, praticamente, a questo punto, fai il futuro. E ti dirà, si prevede che nei prossimi 3 anni sono interventi da parte dello Stato di questo genere, quali sono gli emendamenti che in questo momento sono allo studio, che cosa è previsto nelle leggi quadro, per esempio tu vorresti saperlo come azienda, che cosa hanno fatto gli altri, sta nel passato, in queste situazioni, si sono adeguati alla normativa, l'hanno anticipato oppure no. Quindi l'analisi del mercato alla fine ti dà la risposta al tuo problema, ma come magari è stato indicato precedentemente, do degli elementi a correzione di quello che avete detto, logici per farvi capire che non bisogna saltare i passaggi. Se le alternative le metto qua, in realtà mi sto facendo guidare da quello che leggo. Invece l'alternativa può essere sbagliata, però il no è una risposta. Se invece mi guida quello che io vedo, in realtà me la sto tirando fuori la legge. Invece io devo pensare se c'è una legge o no, perché se non c'è, se per esempio lo Stato non influenza proprio il business in alcun modo, troverò che non ho influenza. Però non è che se lo trovo lo influenza o non lo trovo non ho influenza. Cioè io mi sono posto la domanda, ho influenza o non ho influenza? È diverso come cosa. Va bene. Questo è un problema. Vediamone un altro. Quali sono le principali forze esterne che influenzano la performance dell'impresa? Come possono essere opportunità da cogliere i rischi potenziali? In realtà il primo è come ti influenzo. Il secondo i rischi. Quindi in realtà la prima domanda era questo pezzo qua. Il più e il meno. La seconda è questo pezzo qua, cioè andiamo con un livello di impatto
del parametro molto più ampio, sono dei rischi e delle opportunità, non sono delle influenze pure. Quindi se io faccio questa valutazione sto valutando i rischi e le opportunità, se io faccio questa valutazione sto guardando le influenze, cioè il fatto che io un bene lo vendo a 100, lo vendo a 80 perché è poco sensibile al prezzo è un'influenza, il fatto che io non lo posso vendere a 10 è una cosa diversa. Quindi praticamente in realtà posso valutare come il parametro influenza o come il parametro può essere un rischio o un'opportunità. Drammaticamente aumenta i miei ricavi, drammaticamente li riduce. E queste sono delle valutazioni che devo fare praticamente su ogni parametro. Stavo pensando a questo. L'influenza in maniera positiva. Molte volte, per esempio, non pensiamo allo Stato. Anche se vale anche per lo Stato, come vedete io non mi tolgo delle opzioni perché le voglio verificare, no? Però pensate a un... adesso vi faccio fare il percorso sbagliato perché non dovete pensare in funzione della risposta al parametro. Ditemi un altro parametro che mi viene in mente. Ho detto lo Stato prima, un altro, diciamo, scusami, variabile che può influenzare il business di un'azienda che mi viene in mente. I fornitori? Vi do 3-4 dettagli, perché molte volte i fornitori, no? È generico. C'è ingresso di fornitori, ci sono alleanze tra fornitori, ci sono crescita o decrescita di un fornitore. Cioè il fornitore... devo sempre dire, che influenza ha se due si mettono insieme? Che influenza ha se uno cresce? Che influenza ha se uno sta uscendo dal mercato? Che influenza ha se... perché il fornitore io poi in azienda, nel marasma complessivo in cui io sto lavorando, lo vedo quando viene nella mia azienda, mi dice qualche cosa e poi io torno su e dico, ma sai che parlando col fornitore mi ha detto che domani si potrebbe fare addirittura uno sconto del 50% in un mese? Ah, che figata! Però in realtà... l'uomo sano di marketing dovrebbe dire, come mai sto fornitore è venuto qua col 50%? E questo è il problema? E questo è il problema? Analisi di mercato. 10 euro? Faccio una telefonata ai miei competitor. 20 euro? Lo comincio a chiedere ai miei clienti se gli piacciono i prodotti dei fornitori che lui utilizza. 30 euro? Faccio un'analisi più poi posso spendere in funzione di quello che mi serve l'informazione, ma questa è una regola diversa. Quindi, scusatemi, ho introdotto i fornitori. Quindi i fornitori può avere un impatto che di questo genere se il tema è invece uno sviluppo del fornitore. Quindi lo sviluppo del fornitore può farmi aumentare, perché il fornitore è venuto e mi ha detto, ah, non lo sai, abbiamo questo prodotto nuovo, che ne pensi? Allora, quello che impatto può avere? Cosa fa il marketing? Come testa i propri prodotti? Si testa quello dei fornitori. Sapete benissimo praticamente che il marketing è molto vicino all'ufficio acquisti, perché l'ufficio acquisti non può andare a testare le nocciole da solo, la Nutella, e fregarsene, e poi domani mattina dire ah, c'è nocciole più buone, mettiamole, se non è in linea col piazzamento del prodotto, perché magari prende le nocciole più fantastiche, costano molto di più o non c'entrano niente con quello che vuole il cliente. Sì, se hai testa, interessante. Quindi anche questo aspetto qui, quello di sentire cosa fa il fornitore e l'impatto, succede giornalmente all'interno dell'azienda. Ma se non si fa l'ipotesi che le nocciole nuove possono generare maggiori ricavi, non lo testerà. Quella di ricavi era quella più facile, però, perché normalmente vede la mente umana subito per far soldi, no? Invece in realtà ci sono tanti altri aspetti che il marketing valuta, il brand, la customer loyalty, tutta una serie di impatto adesso che va molto di voga, di moda, l'impatto sull'environment, cioè praticamente il discorso del green, no? Ha senso se io prendo la certificazione X perché mi fa diventare praticamente green come azienda? Non c'entra niente con i ricavi per un attimo. Ok. Vediamo le variabili. Non si va a finire sempre lì? Si va a finire lì per il discorso che dicevo prima. Il discorso iniziale. Marketing significa piazzare per far soldi, per fare profittabilità. Si va a finire sempre lì. Magari non sempre direttamente. Non sempre direttamente. Allora, vediamo delle variabili. Allora, variabili di tipo A, di tipo B e di tipo C. Perché? Scusatemi se torno indietro di una perché so l'effetto che uno può vedere la slide si porta, però voglio trasmettervi questo concetto qua. Vi sto facendo una specie di percorso.
Nel momento in cui io definisco le variabili, le testo, faccio ricerca di mercato, e beh, viene la bella domanda, dice, beh, io mostro le variabili, ma che faccio? Posso fare qualcosa oppure no? Che la domanda è, ho scoperto che praticamente le persone mangiano e si comprano le auto. E mo? Che faccio? Tolgo tutti i generi alimentari così trovano solo le macchine. Metto la macchina accanto al panino, cioè, è così, eh? Perché io ho scoperto la legge, o meglio, scoperto che è vero quello che pensavo o non era vero, o quanto era vero, io poi devo capire, ma posso farci qualche cosa o non posso farci niente? Chiaramente se non posso farci niente non credo che sia finita, nel senso che non è così. Ci sono dei ragionamenti diversi che fanno le aziende, tipo delocalizzazione, scoperta nuovi mercati, lobby, insomma, e così via. Allora, vi porto a delle variabili che possono praticamente influenzare su cui l'azienda può influenzare e su cui l'azienda non può influenzare, o viceversa, se influenza rimane influenzata. E queste sono le più subdole, perché sono facili quelle non e sì. Ma il problema è che se io influenzo qualche cosa, poi per definizione mi ritorna come boomerang, e questa è una cosa che il marketing va sempre a valutare. Cioè, nel momento in cui dice io investo così, penso di fare più soldi, sempre si domanda, ma gli altri che cosa fanno? Si prendono la Nutella di colore verde e dicono, oh che figata, se facciamogliela fare così fanno più soldi, noi aspettiamo. È sempre da capire l'impatto contrario. Va bene, allora su queste qui, vediamo un'altra persona. Vediamo, tu qui in prima fila. Leggevo questa bellissima pubblicità di Avanzi, che mi è rimasta molto, fra l'altro una mia ex collega di master, che è responsabile marketing di... No, allora non è Lady Avanzi, no, ma l'ho letto di un'altra ottica, era bellissimo, dice non c'è bisogno di stare al primo banco per vederci bene, ed è degli occhiali, no? Però mi ha molto colpito perché effettivamente ha suscitato la mia curiosità, quindi mi ho fatto ricordare adesso che tu sei al primo banco e con gli occhiali, quindi... No, non è optissimo, era proprio un'ottica molto, molto piccola. Però mi ha detto che sale su lui come vede bene perché sta al primo banco e più gli occhiali, quindi esatto. È perfetto. Ok, allora, come sempre... Non ci sono gli aiutini, è complesso una serie di cose, quindi voglio fare più un giro con voi per capire un attimino che cosa pensate. Allora, cominciamo con le A, che sono praticamente quelle su cui io non ho alcun tipo di influenza. Che ti viene in mente? Facciamone due, anche se sono di più, così non ci disperdiamo nel ricordo, perché voi sapete che la mente umana più di tre cose non ricorda, sapete questa cosa? No, nel senso che se arrivo già alla quarta comincio a disperdermi. Quindi sono sei, già sono un po'... borderline. Allora, io direi la prima, la formazione dei dirigenti. Scusami, la prima? Formazione dei dirigenti. Sai che non ti... In basso a destra. Ah, formazione dei dirigenti. Quella, scusami, non ha? Io non ho influenza come azienda? Cioè rispetto... Tu immagino che faccio questa valutazione, dico la formazione dei dirigenti aumenta i ricavi. Io posso decidere la formazione dei dirigenti come azienda? Non mi è chiarissimo questo. Ok, questo nel senso abbiamo detto che voglio capire quali sono i parametri, okay. Già capite qua che possono essere interni e esterni, su cui agire. E poi capire se hanno impatto o non hanno impatto. Perfetto. Mm-hmm. Adesso la domanda diventa, nel momento in cui scopro che la formazione dei dirigenti è qualcosa che mi aumenta i ricavi, cioè se la formazione è più alta i ricavi saranno più alti, okay. No? Nel passato è stato così, quindi nel futuro se la formazione è migliore io faccio più ricavi. Poi l'analisi mercato mi darà dei numeri che mi servono per una serie di cose che poi vi dico. La domanda è, perfetto, allora io posso poi a questo punto agire sulla formazione dei dirigenti? Posso aumentarla o no? Okay, io azienda. D'accordo, sì. Quindi in realtà penso quella sia una C, cioè quella su cui l'azienda può influire senza ritorno. Ho difficoltà a pensare a un ritorno nel momento in cui io formo qualcuno. Forse se ne va. Potrebbe essere un ritorno questo qua. Però diciamo che immediatamente mi viene più in mente la C. Invece l'A, quelle cose che proprio l'azienda scopre che è impattata da quella variabile ma non può modificarla più di tanto. Che ti viene in mente? Allora... E dico una io come esempio così poi ti guido un po'. Vediamo. Crescita della popolazione, per esempio. Mm-hmm. Cioè, io sono, per carità di Dio, posso essere la plasmono, però se aumentano e diminuiscono i bambini, la plasmono per quanto si possa impegnare,
forse la Durex può impegnarsi un pochettino e può avere un qualche impresa, magari per la Durex è un B, io li faccio più resistenti o meno, boh, non lo so. Allora, crescita popolazione secondo me può essere un A netto, mentre formazione dirigenti potrebbe essere, magari mi sbaglio, poi vedete che la valutazione va poi testata, però mi viene da pensare così. Che un altro A che ti viene in mente? No, per legge, no? Secondo me no. Come fa l'azienda? Allora, su norme e leggi, poi vediamo cosa viene fuori. Su norme e leggi, poi vediamo cosa viene fuori. È interessante capire l'azienda che domanda si pone. È interessante capire l'azienda su questo concetto qua, che domanda in questo momento si pone. Su norme e leggi lo considera come un invariante, lo valuta, ma poi non può farci niente, oppure viceversa, se pensa che possa essere qualcosa che influenza o lo influenza al contrario, oppure no, lo può proprio influenzare. Scusami? Dipende, questo sicuramente. Questo sicuramente. Poi un'altra, un esempio di A, un altro esempio di A? La cultura. Disponibilità di risorse naturali, probabilmente anche cultura. Andiamo nella B adesso, quelle su cui l'azienda ha influenza diretta. Scusate, quindi la formazione dirigente probabilmente è una B, cioè è una leva che io attivo da solo, punto. Mm-hmm. Un'altra B, su cui io posso decidere, lasciatemi dire, senza nessun ritorno di questa spot leva. Pubblicitario. Gli spot pubblicitari, nel senso spendo più soldi di pubblicità. Le strategie competitive dei concorrenti. Questo me lo devi spiegare, perché è una B, se ho capito bene? Perché c'è scritto l'azienda diretta influenza, no? Sì. Perché generalmente l'azienda, nel momento in cui l'azienda comunque decide sulle sue strategie, di conseguenza i concorrenti comunque cercano di adattarsi in relazione a quello che sono i prodotti e i servizi dell'azienda. Non è una sola direzione, è un'andata e ritorno. È univoca, sì, in realtà sì. Ok, quindi in realtà quella lì è una C, quelle che l'azienda può influenzare rimanendo influenzata, sì. Numero dei dettaglianti. Allora, numero dei dettaglianti non lo so se è un B, perché in realtà sì, lo posso decidere io, i serviti, quelli che servo io. Se fosse il numero dei dettaglianti del mercato, non lo subisco, lo influenzo poco. Okay. Questo è importante, dettagliare l'espressione, anche quando fate l'analisi di mercato. Allora cambiava. Esatto, quindi va niente, se questo fosse stato numero dei dettaglianti, serviti, allora lo decido io. Se invece mercato dei dettaglianti, in parte posso decidere e influenzare, ma non ho tutte le leve. Quindi andiamo nelle leve di tipo A, non ho influenza. Poi questo per esempio? Questa è la cosa che quando fate il business plan più vi chiederanno. Comportamento d'acquisto dei consumatori. Perché la vera domanda è la sostenibilità, ma lo comprano veramente? Sono domande diverse che vi pongono, ma dette correttamente sono queste. Cioè, lo venderete ancora fra 2 anni? Sostenibilità del coso. Il consumatore lo comprerà sicuramente? Significa, avete influenza sulla capacità di acquisto del consumatore o no? Perché il consumatore ve lo compra? Questa è la domanda proprio che racchiude tutto. Sul comportamento d'acquisto dei consumatori, ditemi voi, totalmente in mano mia, totalmente in mano sua, un po' mia e lui mi ritorna? C. C vuol dire praticamente che può essere influenzata. Tutti d'accordo sulla C? Sì. Va bene? Va bene, non so, poi vediamo. Poi praticamente ci sono le... Questa qua. Questa è? E B nel senso che decido tutto io? Sì, B nel senso scritto che decido tutto io. Vediamo qualcun'altra che c'è scomparsa, per inflazione. Anzi, forse potrebbe essere anche una C per caratteristiche del prodotto. Perché influenza caratteristiche del prodotto e poi mi torna indietro. Forse anche io sono un po' più dell'età tua, perché in realtà è chiaro che se domattina faccio il vasetto di yogurt nero, non ho tutta sta libertà di poterlo fare. Potrebbe essere C, ma adesso vediamo. Questo? Voi andate su quelle che vi piacciono di meno.
cioè non andate su quelle che sono quelle più problematiche, perché questa è problematica, questa è problematica, questa anche. Cioè se cambia la distribuzione, è una cosa su cui io posso intervenire, devo deciderlo, se posso intervenire o non posso intervenire, perché cambiando il packaging potrei... Però quello è fatto anche sull'azienda, cioè potrebbe anche esserci questo. Sì, potrebbe essere qualcosa in cui io proprio non ho influenza, cambio il sistema distributivo, oppure viceversa se io faccio un packaging diverso, magari... Quindi cambia, ma io rispondo, c'è una specie di relazione. Alcune cose sono più nette, questo per farvi capire anche voi, però questo testimonia l'aleatorietà che dicevamo prima. L'ipotesi soprastante è quella che dovete farvi voi, perché se anche leggete, come vedete, anche il fatto se influenzo o no, va testato. Perché se uno non lo testa, se uno non lo pensa e poi lo testa, non lo capirà, vedrà quello che vede. Ma non sempre quello che vede è quello che veramente va niente funziona. Uno, deve essere portato a trovare informazione, e due, è veramente quella, no? Quindi, vediamo un po'. Vediamo le A. La crescita della popolazione sono le A. Inflazione è la A. Struttura sociale è la A. Disponibilità di risorse naturali, A. Norme e leggi, siamo nella... è una A. Io non commento, sono in streaming. Cultura è una A e il PIL è una A. Chiaramente io posso influenzare il PIL, però tendenzialmente è talmente ampio che non ho elementi. Passiamo alla B. La B è quella in cui ho diretta influenza. Il primo è il pricing. Forse sarebbe stato forse anche una C. Io aumento il prezzo, ma però come vediamo una prima di definizione. Le leve su cui io ho influenza... è una leva su cui io domani mattina posso cambiarla senza chiedere niente a nessuno, mettiamola così. Quindi il pricing posso cambiarlo, il numero di taglianti serviti probabilmente a questo punto posso cambiarlo, gli spot pubblicitari, abbiamo detto, posso cambiarlo, la formazione posso cambiarla, investo di più informazione, aumento l'ampiezza di gamma, esco con un prodotto in più, queste le cambio io, punto. Poi mi ritorneranno, però tendenzialmente le cambio senza che... Invece vediamo le C. Le caratteristiche del prodotto, in realtà io le posso influenzare, ma rimango a mia volta praticamente influenzato. Cioè nel senso praticamente che il ragionamento è che se io faccio un prodotto, diciamo, dietetico, io posso cambiarlo il prodotto. Una cosa è il prezzo, una cosa è fare più prodotti dello stesso, un'altra cosa è fare un altro prodotto. E chiaramente questo per definizione... Se no che ci stiamo a fare tutti quanti noi dovendo lanciare qualcosa di nuovo, non capendo come verremmo influenzati dal mondo esterno. Come si comportano i consumatori? Ci influenziamo in continuazione in vicenda. Vi ho detto lo spazzolino, non serve necessariamente un però. Le strategie competitive dei concorrenti, anche qui, io influenzo loro, loro non influenzano mio, è proprio biunivoca. L'innovazione dei sistemi distributivi può essere biunivoca perché se io cambio il packaging posso portare un'innovazione nei sistemi distributivi. Ricordatevi che il barcode ha rivoluzionato come logica il sistema distributivo e si è innovato totalmente. Quindi io azienda o l'ho subita totalmente oppure sono andato incontro a questo e quindi ci siamo auto aiutati. E poi e basta, queste sono principalmente. Adesso noi ci siamo divertiti un attimino, però avete già, nel momento in cui avete voi idee diverse, cominciate a pensare al fatto che quando fate la startup dovete pensarci. Perché uno interlocutore può avere idee diverse, ma vuol dire che è una cosa su cui pensare. Quindi io ho un business che è fatto praticamente da una serie di elementi esterni che posso condizionare come io piazzo il prodotto, li devo pensare, adesso vi dico quali possono essere, devo capire quali sono le variabili sottostanti, e non c'è nulla di complesso nel capire le variabili, però devo pensarle, vedere nel passato, vedere nel futuro, ma soprattutto dopo devo chiedermi, ma le posso modificare? Se le posso modificare, faccio delle azioni di marketing. E questo sono fuori dall'analisi di mercato. Se non le posso modificare, allora ci sono le partnership, perché magari da solo non le posso modificare. In più le possiamo modificare. Se non le possiamo modificare neanche in più, cambio paese. Cioè nel senso che il PIL non è modificabile se si mettono insieme 10 aziende. Probabilmente il sistema distributivo o se prendiamo praticamente un'A, la disponibilità di risorse naturali,
se si mettono 5 estrattori forse può cambiare. Quindi ci sono alcune cose che si possono cambiare, anche se non sono cambiabili, come aggregato di aziende. E poi ci sono delle cose che invece interagiscono in continuazione, e su queste chiaramente l'analisi diventa più complessa. Non è più che influenza lui su di me, ma comincio un'analisi di mercato al contrario, che influenza ho io su di lui. E quindi le classiche analisi del tipo: se io abbasso il prezzo, che succede? Quindi prima ho detto: se lui abbassa il prezzo, che succede? Poi, avendo scoperto che in realtà ci influenziamo in vicenda, comincio a fare io la domanda contraria: se io abbasso il prezzo, che cosa succede? E quindi queste analisi qua diventano non soltanto verso di me, ma di interazione. Cambiano le tipologie di domande. Ok, allora a questo punto vi introduco a due concetti: il macroambiente e il microambiente. Questa qui è teoria. Nel divertimento di un esercizio c'è la teoria, e questa teoria per definizione si impara, perché bisogna sempre distinguere tra l'ambiente macro e l'ambiente micro. E la confusione che si fa molto spesso è proprio qua, cioè nel senso che se non si considerano tutte le cose che stanno nell'ambiente dell'azienda dalle cose che stanno fuori dall'ambiente dell'azienda, che però sono allo stesso modo importanti. Io ve le faccio vedere direttamente sulla slide che è più... eccolo qua. Ma questo, fornitori, impresa, intermediazione, clienti, concorrenti e pubblica amministrazione, è il sistema dell'azienda. Questo però non è fuori dall'azienda, ha impatto sull'azienda. Quindi quando fate un'analisi di mercato, se presentate anche uno spin-off molto semplice, non pensate che non dovete valutare qual è l'ambiente economico fuori dall'azienda, qual è la politica e le istituzioni fuori dall'azienda. È la prima valutazione che invece gli investitori fanno al contrario, perché nel momento in cui lui fa una startup, la prima cosa con cui si scontra è la burocrazia per farla. Quindi non può non spiegare un investitore o a se stesso che i tempi di far partire questa startup sono non meno di 6-8 mesi, perché bisogna fare questa cosa. E se non la considera il suo business plan, può fare tutti i calcoli che vuole, ma è tutto, il business plan è tutto sfalsato, va spostato avanti i 6 mesi, e che non avrà mai le risorse disponibili prima dei 6 mesi. Lo stesso vale chiaramente per l'ambiente demografico. Voi sapete benissimo che sta aumentando la popolazione over 65 e così via, quindi praticamente l'invecchiamento della popolazione. Però questo qui, che è studiato come un'opportunità da parte di qualcuno, per molti praticamente forse è trascurato, no? Se pensiamo, tutti quanti abbiamo iPhone e così via, quindi praticamente andiamo verso la tecnologia, proviamo dopo domani con un esercizio. Se uno adesso facesse sistemi di assistenza domiciliare, magari farebbe un pacco di soldi. E uno dice: ma non ci penso a fare una startup, più figo, la caspita, l'iPhone, no? Invece non ci pensa uno che lì può trovare una serie di cose. Stanno emergendo una serie di prodotti finanziari per gli over 65, che sono quelli che prima in banca non li voleva nessuno, perché chiaramente questi venivano, facevano un deposito, la banca ci guadagnava pochissimo e quindi erano dirottati verso le poste. Invece adesso le banche se le stanno prendendo alla grande, perché praticamente gli fanno un discorso molto semplice: dice, io, tu mi dai la casa, no? Io ti do i soldi, tu vivi con i soldi in mano e poi la casa ci penso io, no? Però chi mai aveva pensato 10 anni fa di fare un prodotto finanziario per gli over 65 che non riescono neanche a fare il prelievo? Però invece adesso è diventato un mercato iperappetibile e non posso io non pensare a questa cosa. Quindi nelle vostre startup la prima domanda che vi farei io è: l'anziano? Per capire se avete valutato anche il fatto che domani ci saranno più quelli che i giovani. Quindi se avete fatto qualcosa di iper innovativo che va sulla luna, poi scompare l'atomo, però poi è una figata per uno così, io vi dico: l'anziano? E dobbiamo fare i conti con questa cosa qui. Non è vero che diciamo non ci sono fette di mercato che sono delle opportunità. E quindi l'analisi complessiva di questo ambiente qui è qualcosa che può essere utile per diciamo sostenere il proprio business.
La parte di macroambiente si caratterizza per alcune cosiddette forze fondamentali, appunto demografiche, economiche, natura fisica, tecnologie, sono quelle che vedete sopra. Quindi l'elenco di queste cose qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, valutatele sempre in una qualsiasi variante analisi di business plan, di ambiente, di marketing su cui dovete operare. Questi qua sono già più facili da leggere, no? Sono quelli classici che ruotano intorno all'azienda. Non è messo a caso, nel senso che questo è l'azienda, mettiamola così. Questo però sono delle cose pubbliche e private che ruotano intorno all'azienda. Però non sono l'ambiente complessivo, è proprio le aziende pubbliche o le aziende private che ci ruotano intorno. Allora, questo qui invece è dove trovate i dati. Allora, io mi stavo detto, aiuto i ragazzi a cercare i dati per fare un'analisi di mercato. Ma io ho due metodi molto semplici. Il primo è scrivo la cosa su Google e poi scrivo punto PDF. La seconda cosa, poi scrivo punto XLS, così mi escono già i dati direttamente su Excel. La terza, invece, è quella di cercarmi questi qua, che sono sostanzialmente i depositari dei dati. Alcuni sono pubblici, alcuni sono privati. Io vi dico praticamente quelli più o meno pubblici. Poi sui privati prendete un'agenzia che fa ricerche di mercato, la pagate le famosi 100 e li recuperate. Allora, che cosa volevo? Questo per dirvi che cosa? Che noi vivevamo in un mondo, e voi lo conoscete benissimo, che era senza internet, no? Quindi l'informazione non c'era. In questo momento l'informazione è iperaccessibile, e tra virgolette a tutti quanti. Ecco perché vi trovate anche tante basi dati totalmente disponibili. Quindi il fatto di non trovarle è in realtà un limite che uno si pone, ma le informazioni ci sono e sono anche molto pubbliche. E l'utilizzo delle informazioni, che invece è qualcosa che non c'è, le ipotesi che dicevo prima, che è qualcosa che non c'è, ma l'informazione in sé c'è. Se per assurdo mettete una di quelle domande dentro Google, qualcosa trovate. Allora, quindi ripeto, il primo è il nome della cosa, punto PDF. In 13 anni di consulenza vi posso assicurare che funziona, perché comunque sono direttamente i report, normalmente sono salvati in formato PDF oppure sono direttamente XLS, o le PPT invece sono quelle che c'hanno di meno, quindi ho reso PDF secco e basta, però escono tante cose diverse. Allora, poi ci sono delle basi dati pubbliche, e qui per non saperne leggere né scrivere, se uno parte da quanti siamo in Italia, già indovinato. Cioè, molte volte praticamente nella fare un'analisi di mercato, le aziende per dimensione delle aziende, per categoria merceologica, per regione e provincia, le persone per età e altre caratteristiche per regione e provincia, le informazioni sulla ricchezza che può dare Banca d'Italia, perché Banca d'Italia fornisce una specie di, attenzione, una specie di, diciamo così, di ricchezza media per provincia, vi dà già una percezione del vostro mercato. Io posso prendere il business di ciascuno di voi e sostanzialmente dare già una prima indicazione di quanto può valere il suo mercato solo con queste informazioni, da cui uno non può prescindere. Perché molte volte, quanto puoi vendere? Oh, 500.000. È diverso da dire, ce ne sono 57 milioni in Italia, io penso di vendere in Lombardia, quindi ci sono 5 milioni, però a Milano, quindi 2 milioni, questi 2 milioni mediamente ognuno ha 20.000 euro di reddito pro capite, 100.000 euro, quant'è? Suppongo che il 2% lo destina per comprarsi la mia penna, quel numero finale è molto vicino alla realtà. Fra l'altro, ognuno che fa una startup non può non avere una percezione di questi numeri. Perché comunque se faccio una startup, supponiamo che sia business to business, il numero di aziende potenzialmente interessate è un valore. E un imprenditore non può non avere questa idea. Quindi le aziende per dimensione, le persone in Italia ovunque distribuite con tante caratteristiche. Cioè c'è il report del censimento italiano, che prima era del 2001, ma man mano ci sta seguendo, però vi posso assicurare che non siamo cambiati più di tanto. Lo trovate su internet, censimento italiano, PDF, e lì ci sono 40.000 tabelle con tante caratteristiche per provincia, regione e così via. Banca d'Italia vi dà tante informazioni sul risparmio delle famiglie, quindi quanto sono ricche queste province.
Tanto esce sempre che dobbiamo fare l'azienda a Milano e a Roma, però è bello anche scoprirlo, nel senso praticamente che comunque ci sono, se voi localizzate in un territorio determinati tipi di attività, dovete conoscere bene quel territorio e l'informazione provinciale, comunale e così via ha valore. Ci sono gli osservatori delle società specializzate. Se io voglio entrare in un business, mi cerco sempre su internet l'osservatorio o il compendio o le, insomma, si chiamano osservatorio sul business specifico. Quindi le società di ricerca che mentre ricercano per i privati mettono insieme tutte le informazioni e fanno un'analisi di osservatorio. Molte volte lì trovate le informazioni sul totale mercato a livello un po' più alto. Però è così, è facile praticamente togliere qualcuno. Per esempio c'è Nomisma per il mercato immobiliare, per esempio Nomisma pubblica il valore a metro quadro medio in affitto e in acquisto, quindi acquisto vendita, per zone nelle città. Quindi se uno dovesse fare, boh, ho fatto un software che fa e può essere utile per gli inquilini, può essere un elemento per capire qual è il reddito medio che sia in quella zona, se può essere attrattiva o non attrattiva. Ma queste ve le citate qualcuno, ma ci sono gli osservatori, sono quelli in cui trovate le informazioni sul business che state facendo. Sull'ICT, per esempio, se non sbaglio, era sì, DC, che praticamente dà tutti i numeri possibili e immaginare sul mondo dell'ICT in Italia, con tutti i livelli, quante stampanti sono state comprate, quanti PC sono stati comprati e così via. Quindi trovate qui tutti questi tipi di informazioni. Poi ci sono le associazioni di categoria o delle società di consulenza, che anche loro fanno dei report. La cosa più bella è che sono periodici, quindi sono aggiornati. Quindi se volete vedere nel passato come è andata determinata cosa, lo trovate in questi report. Che cosa facciamo? Mangiamo piuttosto che comprare auto? Allora c'è l'associazione categoria, che non mi ricordo come si chiama, ma c'è l'associazione categoria che segue, che praticamente monitora quante macchine sono state immatricolate in Italia ogni mese, che è quello famoso che dà le quote di mercato ogni mese, Fiat scese, salite e così via. Quindi vi dà per categoria, per tipologia, le immatricolazioni, le trovate su internet. Con quello io vedo come sta andando l'evoluzione del mercato dell'auto. Faccio un'approssimazione di quanto può costare un'auto di fascia BC o il mercato, no? Dall'altra parte ho gli alimentari, quindi ci sono analisi di associazione categoria dei largo consumo che mi dice invece quanto è stato speso. Le informazioni si trovano sempre. Se no, c'è sempre l'ultima. Scrivete correlazione mercato dell'auto e mercato alimentare PDF. Chissà che magari qualche matto si è messo a fare esattamente la stessa analisi. Però io ho altre fonti informative rispetto a queste, non me ne saprei aggiungere. Come vedete non ve ne cito nessuno universitario, non perché io non ami l'università, ci mancherebbe altro, ma perché nel mondo del lavoro io questo ho utilizzato e quindi vi trasmetto praticamente questa esperienza. Probabilmente scrivendo il nome di qualche università, cose varie, però sono delle fonti informative che non padroneggio e quindi rischierei di dirvi delle cose che non sono corrette. Queste invece utilizzate molto molto spesso. Boh, allora facciamo una cosa divertente. Adesso noi abbiamo una catena di supermercati e ci dicono che in due centri urbani, uno al nord e uno al sud, la popolazione è così distribuita. Perché io mi sono chiesto, problema, ma che mica la distribuzione demografica impatta su come le persone comprano il mio punto vendita? La faccio semplice, se sono praticamente tutti donne e l'altro paese sono tutti uomini, probabilmente meglio una parte i rasoi e l'altra praticamente i rasoi ma gli altri, no? Probabilmente, la faccio semplice, però non è così. Allora, ho visto che nello storico ha impattato, perché questi addirittura hanno visto che ci sono dei punti vendita che non vendono. Allora, il responsabile ha detto, vabbè, facciamo un'analisi demografica e chiudiamo due reparti, in un centro e nell'altro, in funzione dell'aspetto demografico. Ricordatevi che quindi mi sono fatto la domanda, ho verificato, ho visto l'influenza, è una variabile che posso cambiare, la chiusura e l'apertura, ricordate l'ampiezza di gamma? La chiusura e l'apertura del reparto, e quindi adesso devo decidere. E quindi decidete, visto che avete fatto un'analisi di mercato. L'analisi di mercato è questa qui. Non vi spiego come fare l'analisi di mercato, perché se le vedete, cosa avreste chiesto? La distribuzione per età,
a disposizione per sesso, singolo, famiglie, reddito medio e chi più ne ha più ne metta. Quelli ve le fanno un'analisi di mercato, come le chiedete ve le fanno. Però le parametri demografici sono questi qua e quindi loro ve l'hanno fatte. Adesso le hanno fatte e ve le portano. Adesso siete voi praticamente che avete fatto un'analisi di mercato e dovete convincere qualcuno che quel reparto deve essere chiuso, a ditemi che ragionamento fate. Lì in alto maglione nero. Nero scuro. Microfono? Sì. Scusa, non ti seguo col microfono, Pipeta. Tanto dobbiamo leggercela così. Sì, sì, leggetela con calma. Allora, dico solo la struttura così potrà leggere con calma. Allora, queste sono le caratteristiche demografiche per sesso e se sono nuclei familiari o no, di un punto vendita del nord. Quindi fatto 100 le persone del nord in questo punto vendita, che vanno in questo punto vendita, il 65% è over 60, ma capisci? 60% sono donne, 85% donne che però, cioè 85% del totale sono famiglie e 15% sono single. Questo invece è il punto vendita del sud. Mi devi scegliere tra questi due reparti che chiuderesti al nord e due reparti che chiuderesti al sud. Sulla base di questi dati. Quindi. Sulla base di questi dati. Fai il nord. Ti vedo bene in alto, quindi puoi fare il nord. Allora, calzature direi di no. Non lo chiuderei. Quale chiuderesti, scusami? No, vado per ordine e dico se che lo chiudo o non lo chiudo. Calzature non lo chiuderei. Ok. Abbigliamento femminile o maschile o bambini? Cioè uno dei tre? O proprio il tutto no, il settore abbigliamento? No, puoi scegliere uno dei tre, sì. Cioè nel senso che sono una somma di cose, quella. Quindi praticamente sì. Uno può scegliere solo l'abbigliamento maschile. Solo sì, l'abbigliamento forse femminile. Abbigliamento bambini, dato che, non so, la percentuale è decisamente molto bassa, okay. Anche 10-20 anni, sempre 1%, forse è da chiudere. Ok. Non porta ricavi. Quindi chiuderesti abbigliamento bambini? Sì. Poi? Accessori, abbigliamento uomo-donna, lo lascerei. Cancelleria per la scuola la toglierei. Sì? Visto che non ci sono persone dai 0 ai 20 anni, comunque sono molto pochi. Sì. Alta gioielleria la lascerei. Sì. Impianti stereofonici, hi-fi, li toglierei. Perché? Perché probabilmente... Dico probabilmente, sì. È una fetta di mercato sulla quale soprattutto magari gli adolescenti o i giovani che mettono su band puntano. E visto sempre infatti il ragionamento di prima. La pubblicità ultima della Wind, altre proprio sono tutte piene di giovanissimi. Avete notato come è cambiata la pubblicità dei telefonini? Sì, infatti, per esempio. Non ci sono più quelli là che andavano in vacanza a Ibiza o... e così via. Adesso c'è la nonnina che gli dice al tipo, 20 euro... E poi tra l'altro lo toglierei per un altro motivo. E si chiama Team Relax, non a caso. Cioè mi sembra un prodotto che si discosta da tutti gli altri, quindi lo toglierei perché... Impianti? No, dico toglierei impianti stereofonici, hi-fi, perché è un prodotto che si discosta forse da tutti gli altri. Sì. E allora se dovessimo dare una linea da seguire, quello è così discosta. Sì? Libri non scolastici... Io lo lascerei, però considerando tutta la gente che non legge, non so se ne vale la pena, sinceramente. Sì. Cibi e accessori per animali, sì, lo lascerei. Sì. E visto che ci sono molte famiglie, quindi si presuppone che potrebbero avere un animale. Piccoli elettrodomestici lo lascerei. Quindi toglierei sicuramente abbigliamento bambino, sì. Cancelleria per la scuola, sì. E forse, come dicevo prima, impianti stereofonici e fai. Ok. Prima di passare a quello per il sud, un punto. Se uno è freddo nel scegliere il problema e le variabili, deve essere ancora più freddo quando leggi i numeri. Quindi considerazioni legate alla propria esperienza personale nelle analisi di mercato non devono valere. Se per assurdo fosse venuto che, come ti dirò, impianti stereofonici non bisogna toglierlo, non può nascere da un'idea personale. Deve nascere dalla mera lettura fredda dei numeri, a cui io, se non ci credo, faccio altre richieste e approfondisco perché se c'è un perché razionale mi aiuta. Ma non mai, nella lettura dei cerchi di mercato, fate l'idea
secondo me, oppure dalla mia esperienza, che questo vi porterà sicuramente fuori strada, oltre a vanificare il fatto che hai fatto ricerca di mercato. Quindi ho apprezzato molto quando hai collegato il numero alla considerazione, meno quando per una linea io lo tolgo, una linea di coerenza. Se il numero mi dice questo, faccio un'azione. Se non mi fido del numero, faccio un'altra analisi. Quindi lei dice abbigliamento bambini, poi impianti stereofonici e cancelliere per la scuola. Va bene. Invece per il sud, vediamo lei, Rich, lì dietro, con gli occhiali. Che ti viene in mente? Cosa toglieresti per il sud? Toglierei cibi e accessori per animali perché non ho un dato che mi fa capire che effettivamente si possano vendere cibi e accessori per animali, sia nel nord che nel sud in generale. Lascerei i piccoli elettrodomestici. Lasceresti? Sì. Considerando comunque vita frenetica. Ti posso interrompere un secondo? Cosa? Ti posso interrompere un secondo? Certo. Mi leggi prima i numeri? Sì. Cioè, quei numeri cosa ti dicono? Prima di vedere le parti. Cioè, che tipo di spaccato ti fa capire quei numeri c'è all'interno del punto vendita? Inizio da nuclei familiari, visto che avevo nominato i piccoli elettrodomestici. Non per arrivare alle parti. Mi leggi i numeri e mi dici, guarda, okay. Allora mi immagino un punto vendita pieno di persone prevalentemente con certe caratteristiche. Per età 0-10 al punto vendita è il 35%. Mi immagino che ci siano bambini che comprino la cancelleria. No, ti devo stoppare su cosa comprano. Proprio se tu entri in questo punto vendita, gli occhi apri, gli occhi, e sei nel punto vendita. Che persone vedi? Lascia perdere quello che comprano, proprio che persone vedi? Cioè, cosa ti aspetti di vedere come tipologia di persone? A sinistra abbiamo capito che ci sono un sacco di donne, sessantenni, che girano praticamente per il coso. E questo è al sud, indifferente, uomo-donna indifferente. Quindi uomo-donna indifferente. Dimmi. Però vedrei più persone nella fascia d'età tra 20 e 60 anni, perché la percentuale è circa il 30%. Più bambini, 35%. Però 0,10 35 addirittura. Ah, ok. No, 30 e 35 bambini. Sì. Perché sono 0,10 e 20 e 60. Sì. Però poche persone tra maggiori di in età superiore ai 60 anni. Sì. Comprese tra 10 e 20. Uh-huh. Per quanto riguarda il sesso misto, 50 e 50, per cui è indifferente. Sì. Single più famiglie. Ed è coerente col fatto che ci siano più bambini, teoricamente. Diciamo che a sinistra io vedo la signora Fletcher. A destra io vedo la famiglia Mulino Bianco. Posto che 10.000 euro è un po' basso, quindi qualcosa di diverso a Mulino Bianco. Facciamo una famiglia Fantozzi più o meno. No? In marketing normalmente si prendono i dati. L'unica cosa di fantasia che si fa è vedere il cliente, basandosi sui dati però. Cioè io vedo il cliente, questo è importante, perché questa è l'unica cosa di fantasia che io faccio. Io non ci sono più, sono fuori, perché sono i dati che mi aiutano a leggere. Devo entrare nel punto vendita e vedere un cliente. Quindi a sinistra mi dice che è pieno di persone anziane, che sostanzialmente donne anziane, che hanno un sacco di soldi, chiaramente è relativo, no? Questo è quello che io vedo. Quindi tante signore Fletcher che girano in giallo per il coso. Pieno, fra l'altro pieno. Quella a destra dice che vedo tante famiglie, non ricchissime, oppure adesso non so vederlo in relativo quel numero, esasperiamo così solo per legge, quindi diciamo, non ricche proprio, e che girano per il negozio. Probabilmente i single sono quelli ancora non sposati, però siccome c'è equilibrio, c'è 50 e 50, mettiamo i fidanzati. Questo è l'unica cosa che devi leggere. Adesso passi a che cosa comprano, perché qui tu hai l'aleatorietà legata al fatto che, dato il cliente che leggo coi numeri, che tu non hai numeri di acquisto percentuale, quindi se no lì dovresti essere un uomo freddo, però hai i numeri che ti permettono di leggere bene chi c'è nel negozio.
qui devi metterti un po' di tuo, dice, secondo me comprerebbero questo. Poi dopo, se vuoi essere ancora più freddo, ti fai un'analisi di mercato di cosa comprerebbe una signora anziana di 65 anni e una famiglia media italiana con 10.000 euro di reddito. Però non ce l'hai il numero, quindi non sai dirlo. Quindi a questo punto intervieni tu e dici, ok, non io comprerei, ma questa famiglia comprerebbe. Quindi questa famiglia cosa non comprerebbe? Cibi, accessori per animali. Cioè non... Accessori, abbigliamento uomo-donna? No, cibi, non comprerebbe cibi e accessori per animali. Ah, non comprerebbe cose per animali, ok? Poi? Cioè, perché non mi pare ci sia un dato che mi riposa, cioè almeno a me non... Cioè tu, non una famiglia pensato. Media italiana con pochi soldi, secondo te gli animali non comprerebbe. Vabbè, poi? Comprerebbe... Calzature. Comprerebbe comunque abbigliamento perché si deve pur vestire. Ok. Non comprerebbe alta gioielleria. Ok. Comprerebbe forse piccoli elettrodomestici. Sì. Quindi non compra alta gioielleria, non compra cose per gli animali. Però di contro compra l'abbigliamento perché si deve pur vestire. Sì. E piccoli elettrodomestici per mangiare, sì. Lavarsi. Gli impianti stereofonici Wi-Fi? Il trend dice di sì, per cui probabilmente adesso, anche se non si hanno soldi, si comprano piccoli impianti stereofonici. Solo il cane non deve mangiare quelli. Sì, guadagnano 10.000 euro, non hanno soldi neanche per vivere, però l'unico che paga le conseguenze è il cane, gli altri più o meno ce la fanno. No, non è così, cioè nel senso non è così, è una lettura che ti do. Però leggo i numeri solo in maniera un po' più esasperata per tirarmi nei ragionamenti, no? Questi sono nettamente anziani, donne con alto spendenti, no? Questi sono nettamente famiglie con pochi soldi, esaspero. Per cui che cosa succede? Nel nord non metto l'abbigliamento maschile, perché sono donne anziane, quindi compreranno per qualche nipote, forse che non c'è, e quindi praticamente non si mette. E neanche quello per i bambini. Probabilmente questo lo tengo molto, perché se lo compreranno. Questo è passato alla linea che in questo momento qui si compra. Anche se io correttamente non condivido che una vecchina si compra l'impianto stereo gigante, però... Probabilmente dovendone scegliere due è meglio togliere l'abbigliamento maschile e quella per i bambini, che quello è chiaro, troppo chiaro, che non ce ne sono proprio nell'ottica di sceglierne due. Quindi io posso pensare qui cosa compro o non compro, ma i numeri freddamente mi dicono no. Quindi più i numeri mi guidano, meglio che li seguo. Se poi i numeri sono ambigui, o ricerco o mi faccio un'idea. Passiamo invece al sud. Al sud invece l'alta gioielleria no, ma questo qui. Perché questo è un bene voluttuoso, no? Per qualcuno che ha un po' più di temi di pagnotta, soprattutto col bambino. Quindi questo qui no. Tu cosa hai consigliato? Mi hai detto, ah, gli animali. Questo no, perché questo ha più ambiti di risparmio. Cioè in realtà gli accessori probabilmente no, però il cibo per gli animali può arrivare a dei livelli di costo che può essere praticamente comunque bassi, nello stesso supermercato. Però entreremo in una dialettica di ragionamento che può essere ampio. Probabilmente avremo bisogno di un approfondimento di analisi per capire se questa cosa qui, da una famiglia media, che percentuale io farei, cioè il mio tema, vediamo che problema ci stiamo ponendo. Il problema che stiamo ponendo è, i cibi e accessori per animali sono un bene, diciamo, irrinunciabile, mettiamola così, per una famiglia media. Allora, qual è la variabile? L'incidenza nello scontrino medio. Cioè, fatto 100 lo scontrino medio di una famiglia italiana, del sud con quel reddito, o del sud quantomeno, quant'è l'incidenza del coso per animali? Se è sotto il 5%, ho vinto io, quindi quello va tolto. Scusami, se è sopra il 5% ho vinto io, quindi va tenuto. Se è sotto il 5% o l'1% quello che è, hai ragione tu, dici, vabbè, tanto non compra, quindi... Quindi le analisi di mercato servono con questa variabile e con questi, diciamo, valori per poter testare. Fra l'altro le ricerche di mercato vi chiederanno con quale sensibilità volete i risultati. Cioè vi chiederanno
L'incidenza la vuoi all'1%, allo 0,1, allo 0,2, loro lo sanno perché fanno ricerche di mercato, però tu puoi anche guidarlo, perché per me una tolleranza del 5, 10, 15 per questa risposta è importante, spendo 20. Se voglio l'1%, l'1,37, spendo 50, però evidentemente mi servirà, io non so, se devo calcolare quote di mercato che faccio soltanto quel tipo di prodotto, probabilmente mi serve all'1,5%. Il mondo dei giochi di mercato non è molto ampio, eh? Quindi nel senso vi troverete, se mai le utilizzerete o le farete come cose, che questo è l'ovvero scoglio, definirla bene quali sono i parametri. Vediamo un attimo se non facciamo una pausa, anche perché avendo chiuso i reparti io direi è meglio fermarsi un po'. Facciamo una mezz'oretta di pausa, un quarto d'ora di pausa. Preferite un quarto d'ora o mezz'ora? Io sono perfetto, 20 minuti, a posto. Allora, 5 e un quarto e 35 riprendiamo.